Venerdì 19 luglio, buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, ore 7 fino alle 10 in vostra compagnia. Dopo la prima ora di rassegna stampa avremo ospite Paolo Menis, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. Dalle 9 alle 10 torna a trovarci Uberto Fortuna Drossi dell'Associazione Città Trieste Città Metropolitana. Noi però cominciamo con la pagina meteo, andiamo a vedere la situazione generale. L'anticiclone africano si indebolisce gradualmente, favorendo l'afflusso di in quota di correnti più umide e fresche di origine atlantica, che determineranno instabilità atmosferica da questo pomeriggio. Al mattino oggi cielo in genere poco nuvoloso, di pomeriggio probabili temporali sulla zona montana, che poi in serata e nella notte successiva si estenderanno a tutta la regione. Qualche temporale potrebbe essere anche forte. Al mattino soffierà borino sulla costa, poi brezze, e in serata su pianura e costa soffierà probabilmente vento sostenuto da nord o nord-est. Continuerà comunque ad essere caldo, temperature fra i 25 e 28 gradi le minime, 31-34 le temperature massime. Per domani sabato 20, cielo variabile o poco nuvoloso, con probabili rovesci o temporali nella notte, localmente anche forti. Poi nel pomeriggio sarà possibile ancora qualche rovescio temporale, soprattutto sulla zona montana. Buona moderata sulla costa e sulle zone orientali, in temporanea attenuazione nel pomeriggio. Anche domani farà caldo, però in entità minore, 21-24 gradi le minime, 28-31 gradi le massime previste per domani, quindi un leggero calo comunque delle temperature in tutti e due i valori che si prevedono proprio per sabato 20 luglio. Andiamo alla pagina del piccolo, la prima con i titoli di oggi: Università, l'SOS dei rettori, scontro con Bernini sulle decurtazioni, ci taglia i fondi, la ministra dice polemica pretestuosa. Il nodo dei contributi statali: spariscono 513 milioni di euro, ma per il MIUR non calano le risorse, le abbiamo solo stabilizzate, viene detto dagli uffici ministeriali. L'Unione Europea rieletta von der Leyen nello strappo di Meloni, mandato bis alla guida della Commissione. Fratelli d'Italia vota contro. L'applauso dei partiti europeisti e il sollievo di Parigi e Berlino: ha vinto di netto lei, Ursula von der Leyen, ottenendo il bis alla testa della Commissione Europea. Ha vinto grazie ai tre partiti della maggioranza: Ursula, Popolari, Socialisti e Liberali, ma ha vinto soprattutto grazie ai Verdi. Intanto Giorgia Meloni ha portato a compimento il suo strappo con lo status quo comunitario, iniziato il Consiglio europeo di fine giugno. Le analisi: un vicolo cieco dove sono tutti scontenti, scrive Carlo Bertini, che dice: sì, la Premier scatta come punta da un serpente a chi le dice che ora il rischio è una ricaduta negativa sul peso del commissario europeo che le verrà offerto in dote. Il no a Ursula, che mette l'Italia nei guai, invece riporta Marco Zatterin nel romanzo che racconterà la storia dell'Italia in Europa nei prossimi mesi, è destinato a intitolarsi Le conseguenze dello strappo, un dramma che si spera a lieto fine. Queste sono le analisi che seguono alla decisione di Giorgia Meloni di non appoggiare la candidatura di Ursula von der Leyen. La fotonotizia ci riporta sul Carso e alla giornata di ieri degli incendi che sono scoppiati sul Carso sloveno. In questo caso ritorna l'incubo, infatti, degli incendi: devastati 150 ettari in azione centinaia di vigili del fuoco, situazione monitorata anche dall'Italia. E se attorno alle 15 sembrava essere tutto circoscritto e in qualche modo sotto controllo e contenuto, un paio d'ore più tardi nuovi roghi sono stati registrati nell'area del Monte Tersteli e quindi è riscattata l'emergenza e l'esigenza di intervenire con i vigili del fuoco, i mezzi ovviamente operativi guidati dagli stessi e anche i Canadair che hanno sorvolato l'area riversando acqua per spegnere il fuoco. Pronunciamento importante anche per il caso Pelli, i commenti del fine vita, la consulta infatti allarga l'accesso al fine vita, la parola ai giudici, questa è la sentenza. Salgono i casi in cui una persona potrà chiedere di accedere al suicidio medicalmente assistito. Le singole vicende giudiziarie sul tema saranno esaminate volta per volta dai tribunali. La sentenza della consulta allarga le maglie proprio sul fine vita, rivoluzione a metà, viene comunque riferito. A 8 mesi dal diniego ricevuto di Asugi, la sentenza della consulta è un passo in avanti per la 49enne Martina Oppelli. 5 strade per far crescere la manifattura
regionale nell'agenda, come detto, del Friuli Venezia Giulia sul tema dell'economia e del lavoro. Le voci dell'università, così i bilanci vivranno, andranno verso il rosso, dicono i rettori nel loro allarme, che si riferisce principalmente alle decurtazioni dei fondi ministeriali. La cronaca, la rivolta al Coroneo, gas, olio e idranti per bloccare gli agenti. Si torna indietro di qualche giorno a quello che è stata la protesta all'interno del carcere di Trieste. Don Carlo Boschin, 70 anni di sacerdozio nelle chiese cittadine, ce lo racconta il Piccolo, pagina 24, casa di riposo chiusa per carenze di igiene e di assistenza, lo vedremo a pagina 21. Parole d'amore a Miramare, lo spettacolo con Stefania Rocca, quanto ci raccontano e quanto ci racconta Elisa Grando, lo ritroveremo a pagina 30 del Piccolo. Allora sfogliamo il quotidiano, Ursula rieletta, strappo con l'Italia, von der Leyen promette di mantenere la rotta sul Green Deal e assicura non lascerò che gli estremismi ci distruggano, ha detto. A poco dal voto, i risultati numerici sono qui racchiusi. Il Parlamento europeo ha rieletto Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione europea. La maggioranza minima richiesta per l'elezione era di 360 voti, quelli a favore per von der Leyen sono stati 401. Con l'annunciato sostegno dei Greens, la maggioranza su cui poteva contare con popolari, socialisti e liberali avrebbe raggiunto la quota teorica di 454 voti. Sulla carta i franchi tiratori risultano quindi oltre 50. 15 gli astenuti, 284 i voti contrari, 7 le schede nulle sui 707 votanti all'Europarlamento. Ecco qui Ursula von der Leyen che esulta e reagisce dopo essere stata rieletta Presidente della Commissione europea durante la sessione plenaria proprio del Parlamento europeo. La vittoria è stata resa possibile con il decisivo appoggio dei Verdi. Strada in salita per Roma, la partita è aperta per i commissari. Tra le novità introdotte nella nuova Commissione è previsto un commissario all'industria e alla competitività. Tra le novità ci sono anche 3 portafogli inediti, alloggi, sburocratizzazione e Mediterraneo. Su questi ultimi 2 settori Giorgia Meloni ha spesso posto l'accento anche nell'incontro del gruppo SIR con von der Leyen. La sensazione a Strasburgo, soprattutto dopo il voto contrario di Fratelli d'Italia, è che all'Italia possa toccare proprio una delle 2 deleghe. Incoronata regina d'Europa, la tedesca ora è inarrestabile il profilo dell'ex ministra. Il discorso di Ursula, Orbán e gli estremismi, ha parlato del Green Deal, dei migranti, del Mediterraneo, delle politiche abitative, la casa, lo stop alla burocrazia, la difesa, la competitività e poi ha lanciato un messaggio contro lo spargimento di sangue a Gaza che deve fermarsi qui e ora, riporta l'ANSA sulle parole di von der Leyen. Meloni difende la sua scelta, noi siamo stati coerenti. La Premier assicura che ci spetterà comunque un ruolo di rilievo nell'Unione, l'obiettivo è ottenere un commissario, Fitto rimane il candidato scelto. Tra le 2 leader ci sarebbe stata una telefonata prima della votazione, il rifiuto, spiegano i meloniani, sarebbe una questione solo politica. Tajani avverte Lega e Fratelli d'Italia, dagli spalti non si gioca. Il centrodestra in questo si è diviso, seduto accanto a Romano Prodi ed Enrico Letta, Antonio Tajani appare politicamente più a suo agio che con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Almeno nella giornata della rielezione di von der Leyen alla guida della Commissione europea, evento che fa tirare un sospiro di sollievo ai 2 ex premier di centrosinistra e anche al leader di Forza Italia, secondo cui una bocciatura della leader tedesca avrebbe generato solo caos, secondo Tajani. Andiamo alla pagina successiva, le conseguenze del voto contrario a von der Leyen, un no che mette l'Italia nei guai a Bruxelles, scrive Marco Zatterin. Tutti scontenti in un vicolo cieco, invece Carlo Bertini nell'articolo di commento di questa scelta dell'Italia, della Premier Meloni in particolare. È possibile che Ursula ora sia accomodante, ma le ripercussioni si sentiranno alla lunga. La Premier così mette a tacere Salvini, ma irrita Tajani e gioca d'azzardo sui conti, secondo l'analisi
di chi riporta in questo caso gli articoli di commento. Biden ha il Covid, valuta il ritiro, Kamala Harris può vincere, isolato nella sua casa nel Delaware, il presidente è stato abbandonato ormai anche da amici come Obama e Nancy Pelosi. E c'è tutto un punto sulla candidatura dei democratici alla Casa Bianca con Biden che oltretutto ha anche contratto il Covid e sta valutando un passo indietro con la competizione con Donald Trump. Incendio a Nizza, 7 le vittime, 3 erano bimbi, Francia sotto shock, la pista della droga. La Francia infatti è sotto shock per il devastante incendio in un appartamento di Nizza, probabilmente di origine dolosa, che ha causato la morte di 7 persone, membri di una stessa famiglia originaria del Comore. Tra le vittime 3 bambini e un adolescente di 17 anni, altri 2 ragazzi sono invece sopravvissuti, ma sono distrutti dal dolore, ovviamente. E Xi Jinping, la Cina guida la governance globale, il plenum comunista a Pechino e le parole del presidente della Cina. Maduro invece in Venezuela, se non vinco sarà un bagno di sangue, così il presidente venezuelano Nicolas Maduro, che ha evocato un bagno di sangue se non vincerà le elezioni il 28 luglio in un evento elettorale, ha detto: il destino del Venezuela dipende dalla nostra vittoria il 28 luglio, se non volete che Venezuela cada in un bagno di sangue, in una guerra civile fratricida prodotto dei fascisti, garantiamo il più grande successo, la più grande vittoria della nostra storia elettorale, ha detto lo stesso Maduro. Andiamo alla pagina seguente. Liguria, per Toti arriva una nuova misura domiciliare, l'accusa di finanziamento illecito per spot elettorali, il Campo Largo a Genova torna a chiedere le dimissioni di Toti, un'altra tegola sul presidente della regione. Inchiesta a Venezia, si dimette l'assessore Boraso, il sindaco in consiglio comunale il 9 settembre, il terremoto giudiziario provoca i primi smottamenti a Cafarsetti, sede del comune di Venezia. Renato Boraso ha rassegnato le dimissioni dall'incarico come assessore alla mobilità, non essendo consigliere comunale. Boraso lascia anche definitivamente Cafarsetti. Le sue dimissioni sono irrevocabili, spiega l'avvocato Umberto Pauro al termine del colloquio di ieri con il suo assistito. Ora bisognerà formalizzarle. Restano da capire tempistiche e modalità. In ogni caso ha redatto un testo scritto nel quale spiega le motivazioni che l'hanno portato a tale scelta. Si chiude quindi almeno per ora l'esperienza amministrativa dell'ex assessore della giunta Brugnaro, qui in foto con suo volto riportato dal Piccolo. La svolta sul fine vita, la Corte Costituzionale allarga le maglie sul sostegno vitale, decide il giudice caso per caso, confermati i principi della sentenza su DJ Fabo del 2019, bisogna tenere conto dell'assistenza data anche da familiari e caregivers, aumentano infatti i casi in cui una persona potrà chiedere l'accesso al suicidio medicalmente assistito, mentre le singole vicende giudiziarie sul tema saranno esaminate volta per volta dai tribunali. La sentenza della consulta allarga le maglie sul fine vita con una rivoluzione a metà. Vengono ribaditi i principi della sentenza DJ Fabo nel 2019, ma i paletti fissati da quel verdetto sono stati spostati. Nelle richieste dei pazienti non si terrà soltanto in considerazione il fatto che siano legati a delle macchine per la loro sopravvivenza, e dopo il tribunale arriva anche la consulta, il passo avanti per Martina. Botta e risposta fra l'associazione Coscioni e il presidente Fedriga, nega il suicidio generalizzato, viene detto Cappato faccia rispettare la legge, ha detto lo stesso Cappato della omonima associazione. 8 mesi dal diniego ricevuto da Asugi e pochi giorni dopo la sentenza del tribunale di Trieste che condanna l'azienda sanitaria. La sentenza della consulta è un passo in avanti per Martina Oppelli, 49enne architetta triestina che si era vista negare l'accesso alla morte medicalmente assistita proprio per una lettura restrittiva del concetto del sostegno vitale che la Corte, di fronte a cui Oppelli ha esposto il suo caso, ha deciso di smentire. La questione è stata oggetto ieri anche di un botta e risposta fra il presidente della Regione Fedriga e Marco Cappato dell'Associazione Coscioni. Ricapitoliamo, a differenza del precedente di Anna, nel caso di Oppelli l'azienda sanitaria non ha riconosciuto nell'assistenza continuativa di terze persone il requisito del sostegno vitale. La stessa Martina, di fronte al Consiglio regionale nelle scorse settimane, aveva lanciato un appello a fare delle persone nelle sue condizioni, non essendoci
differenze sostanziali nel dipendere da altre persone con o senza macchinari. Questo è un po' il nodo che ha impedito alla donna di accedere a quanto richiesto. Andiamo all'università, taglia i fondi, Atenei a rischio, scontro con la ministra sulla riduzione di 513 milioni di euro. Ministro Bernini dice comportamento inaccettabile che preclude il confronto. Pintone ammette, sono preoccupato, l'adeguamento Istat vale solo 3 milioni, l'appello del rettore di Udine, evitiamo di mettere in difficoltà l'intero sistema degli Atenei. La ministra Bernini dice, dettaglierò voce per voce i finanziamenti già erogati e quelli programmati e destinati agli Atenei. Lo farò per una doverosa operazione di trasparenza. Quello che è di fronte al sistema quindi non è un tema di scarsità di risorse, ma della loro gestione ottimale, è una questione di capacità gestionale in cui i rettori sono i primi responsabili e di cui dovrebbero rendere conto, così la ministra dell'università Bernini. Il taglio del fondo di finanziamento ordinario degli Atenei italiani mette a rischio la sostenibilità delle università che spesso non hanno altre fonti di finanziamento alternative a quella pubblica. C'è il rischio concreto che ci sia un aumento delle tasse per gli studenti, e questo il commento del senatore triestino Stefano Patuanelli sulla bozza del decreto del MIUR sul fondo per il finanziamento ordinario alle università. Ci auguriamo che l'università sia sempre all'ordine del giorno di qualunque governo, ha detto il magnifico rettore dell'Ateneo di Udine, Roberto Pinton. Di Lenarda assicura, così chiuderemo il bilancio in passivo, si trovi una soluzione. A Trieste arriverebbero 6 milioni in meno, il direttore della SIS dice vogliamo un dialogo con la politica. La senatrice Roiz del Partito Democratico, non si bucano le ruote a un'auto in corsa, investiamo nella ricerca e nell'alta formazione. Dal MIUR l'FFO è superiore del 21% rispetto al 2019, non calano di risorse, è solo una sostanziale stabilizzazione, quanto viene riferito dalle fonti del Ministero. Il direttore della SIS di Trieste, Andrea Romanino, che dice contiamo che le cifre ipotizzate possono essere analizzate e discusse con la dovuta serenità. Passiamo alla pagina successiva con i sindacati, uno status speciale per i lavoratori transfrontalieri, il Consiglio sindacale interregionale celebra i 30 anni dalla fondazione, serve un accordo tra Italia e Slovenia, garantire servizi agli addetti e favorire l'emersione del nero che per il CSI raggiunge picchi del 70%. Partecipate, confermati Saganti e Trampus nelle nomine delle partecipate regionali, si tratta fondamentalmente di due conferme. CGIL, mancano più di 20 presidi, Beltrame in arrivo altre nomine, botta e risposta fra il sindacato e il vertice dell'ufficio scolastico regionale. Manifattura, le cinque priorità per la crescita, dalle dimensioni aziendali alla formazione, verso un piano industriale, il piano agenda del Friuli Venezia Giulia Manifattura 2030, l'incidenza del valore aggiunto della manifattura sul valore totale nelle regioni italiane, con il valore aggiunto che possono apportare le diverse regioni, Friuli Venezia Giulia è sopra la media italiana. E poi in tutte le statistiche riportate dall'elaborazione del European House Ambrosetti sui dati Istat del 2024, sia per quanto riguarda gli occupati nella manifattura sul totale regionale, che per quanto riguarda l'incidenza del valore aggiunto totale nelle regioni italiane date dal comparto manifatturiero. Categorie preoccupate dall'inverno demografico, i sindacati confederali dicono tutelare la qualità del lavoro, anche perché ci saranno sempre meno persone, o meglio, sarà sempre più difficile trovare persone in questo tipo di sistema produttivo. Dimenticata in macchina fuori dalla fabbrica, bimba muore per il caldo. Il padre è arrivato alla Lodes con la figlia di un anno nel seggiolino sui sedili posteriori, ha chiuso il SUV ed è entrato dopo 5 ore all'uscita per la pausa pranzo. La tremenda scoperta, era troppo tardi per poterla salvare. Purtroppo un caso che abbiamo già visto in altre situazioni e anche in altri tempi, qualche mese fa, qualche anno fa, altre situazioni di questo tipo con i bimbi lasciati all'interno delle auto e purtroppo senza un esito positivo. Mogliano sconvolta dal dolore, staremo vicini ai genitori. Il sindaco Bortolato dice: siamo traumatizzati, ma non li lasceremo soli. La famiglia si era trasferita
a Zerman da circa 5 anni. Il sindaco Bortolato esprime per tutta la comunità il suo cordoglio e chiaramente il suo dispiacere profondo per quanto è successo. Prova a scuoterla, ma la piccolina non rispondeva più. Un uomo disperato soccorse chiamati subito, ma aveva già le braccia penzolanti. Lo sfogo del papà si è messo a dare testate contro un furgone. È brutto pensare a questa situazione. In luogo, un'azienda specializzata di illuminazione, a Zerman in lutto nella casa di via Veronese. Passiamo a un'altra brutta situazione, quella delle fiamme che tornano a bruciare il bosco, la vegetazione nel Carso, sia triestino che sloveno, in questo caso proprio in Slovenia il Carso brucia ancora, rogo sul Monte Tersteli, distrutti 150 ettari, al lavoro 350 vigili del fuoco, in Italia sorveglianza lungo il vallone. L'incendio è scoppiato a circa 10 km dal confine di Gorizia, Lubiana ha attivato il piano nazionale delle emergenze, si sospetta l'origine dolosa. Il fumo ha avvolto gli abitati di Doberdo del Lago, San Martino del Carso e Amiano. La richiesta del consigliere, anzi dell'ex consigliere 5 Stelle Capozzella, la regione compri aerei antincendio. Questa è la richiesta del consigliere, l'invito alla regione ad acquistare aerei antincendio di Mauro Capozzella del Movimento 5 Stelle. Fincantieri che stringe un accordo con ERA per trattare gli scarti dell'industria navale e creare valore, una newco per gestire 100.000 tonnellate di rifiuti l'anno. Entro il 2024 si partirà dallo stabilimento di Monfalcone. L'obiettivo è di aumentare del 15% le frazioni riciclabili già nel primo anno di questo accordo. Andiamo al collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per il consueto bollettino mattutino che ci aiuta a capire la giornata, come si svilupperà in base a eventuali manifestazioni e segnalazioni degne di nota. Buongiorno all'ispettore superiore della Polizia Locale Tiziana Martini, collegata con noi questa mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prego. Sì, per la mattinata di oggi non avrei grandi cose da dirvi, non sono previste manifestazioni che creino difficoltà al traffico, per cui oggi dovrebbe essere una giornata abbastanza tranquilla da quel punto di vista. Segnalo semplicemente solamente che questa notte, dalle 20 di ieri sera fino a circa l'una, è stata chiusa la via dei Morari nella parte alta in quanto c'era un veicolo un'autovettura con una roulotte che ha bloccato la strada, non poteva più salire, pertanto siamo rimasti lì a chiudere la strada finché le operazioni insomma di aiuto a questa persona di disincastro, diciamo così, di questo veicolo sono andate a buon fine, quindi circa dalle 20:30 di ieri sera fino all'una, insomma, la parte alta di via dei Moreri è rimasta chiusa. Altre cose, abbiamo avuto interventi di routine, niente di particolare, per cui non avrei nulla da segnalarvi per la giornata di oggi. Bene, grazie, allora una buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti. Proseguiamo con le notizie del piccolo. La BCE non taglia i tassi e rimanda a settembre, questione aperta, la politica monetaria con una valutazione unanime, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso ieri di lasciare i tassi di interesse invariati, dando comunque seguito ai numerosi messaggi inviati nelle scorse settimane ai mercati circa un orientamento attendista per questa riunione di luglio. Geoclima, gli svedesi di Munters resteranno marchio e azienda, ronchi dei legionari, vendita alla multinazionale, il fondatore Ferraris, molto apprezzati all'estero, un piccolo gioiello del manifatturiero del Friuli Venezia Giulia, specializzato nella produzione di macchine e impianti di refrigerazione e condizionamento a basso consumo energetico e basso impatto ambientale, una strada, quella dell'abbattimento di consumi ed emissioni, che abbiamo intrapreso in tempi non sospetti, quando di questo non parlava quasi nessuno, spiega Paolo Ferraris, cofondatore e unico proprietario di Geoclima, l'azienda di ronchi dei legionari che presto finirà nelle mani di uno dei grandi player mondiali del settore, la multinazionale svedese Munters, leader globale delle soluzioni per il trattamento dell'aria e il controllo del clima ad alta efficienza energetica, si legge nella nota che annuncia l'acquisizione. Da un lato una multinazionale con 1,3 miliardi di fatturato e 5.000 dipendenti, dall'altro una
media azienda del nord-est italiano, 160 dipendenti e 40 milioni di fatturato segnati nel 2023. Meta punta a comprare quota del 5% di Esilux per quanto riguarda l'occhialeria, infatti Meta sta esplorando la possibilità di acquistare una partecipazione nel gruppo di occhiali Essilor Lux Optica, mentre la piattaforma di social media intensifica i suoi sforzi per sviluppare occhiali intelligenti. L'azienda della Silicon Valley sta considerando l'acquisto di una piccola quota, attorno al 5%, secondo fonti giornalistiche americane, nel gruppo italo-francese che ha una capitalizzazione di mercato di circa 87 miliardi di euro. La notizia è stata lanciata dal Financial Times, confermata da Wall Street Journal e anche Bloomberg. Le discussioni sono ancora in una fase preliminare e non è certo che arriverà a un accordo, si legge proprio sul Financial Times. Petrucco, ICOP in borsa con il 16-17% delle azioni, poi lo shopping negli Stati Uniti. L'amministratore delegato dell'azienda friulana sull'ingresso di Euronext Grand Milan, l'aumento di capitale da 30 milioni per finanziare la crescita, la pagina della borsa in queste colonne e poi le notizie della cronaca di Trieste che tornano a occuparsi della rivolta al Coroneo, la ricostruzione di quanto accaduto, un piano per la devastazione del carcere, gas, olio e idranti per bloccare gli agenti, attacco organizzato da un gruppo di tunisini e albanesi, poi il saccheggio di infermeria e ambulatorio, prima della mediazione del magistrato di sorveglianza. 4 ore di caos, al vaglio le accuse al direttore. Giampaolo Sarti ricostruisce ora per ora la vicenda di quell'11 luglio che ha visto la rivolta al Coroneo, la strada di via Coroneo bloccata al transito, il dispiegamento di diverse unità tra polizia, carabinieri e anche l'esercito, nonché ovviamente i sanitari del 118, anche perché ci sono state delle situazioni dove è stato necessario l'utilizzo delle ambulanze. Morto per metadone, l'ipotesi, bevuto per sbaglio con l'acqua sul corpo della vittima, deceduta il giorno dopo, non sono state evidenziate lesioni. Il detenuto trovato morto in cella venerdì 12 luglio è stato sottoposto ad autopsia. Si tratta del 48enne sloveno Zdenko Feriancic, originario di Nova Gorica. Era in carcere per cessione di stupefacenti. L'esame autoptico non ha rilevato sul corpo alcun segno di violenze e confermata l'assenza di lesioni traumatiche per mano altrui, così come era già stato constatato dal medico legale a una prima ispezione cadaverica. Potrebbe essere stato il metadone, dunque a ucciderlo, il sospetto c'è e come. Visto che la sera prima l'infermeria era stata razziata dai farmaci e vari detenuti avevano poi accusato Malori per abuso della sostanza. Allora, prima di andare in pubblicità, guardiamo come riepilogo a quanto, tornando agli incendi che sono divampati ieri nel Carso Sloveno, quanto ha raccolto ieri in mattinata, attorno all'ora di pranzo, Marco Stabile, che con Enzo Iannacone, il nostro tecnico operatore di Tele4, sono andati a qualche centinaio di metri dai punti dell'innesco delle fiamme. Vediamo. Lo vedete, un tizzone ardente con metri e metri di fiamme verso l'alto che vengono sospinte dal vento di bora, come se ci fosse uno con un accendino, no, in quel punto ad innescare la fiamma. Emergenza nella vicina Slovenia per un incendio di vaste proporzioni divampato questa mattina alle ore 10 sul monte Trsteli nel comune di Komeno, precisamente nella frazione di Kostanjevica na Krasu. 632 metri di altezza, ma soprattutto in direzione del Carso Isontino, del vallone di Gorizia, che dista ancora chilometri, ma ovviamente le autorità italiane per sicurezza hanno subito messo in campo pompieri e protezione civile anche dalla parte italiana, mentre almeno due Canadair hanno sorvolato a ripetizione la zona montuosa e boscata alle mie spalle, riversando centinaia di ettolitri d'acqua sul rogo. Qual è il problema essenziale? La bora. Perché?
perché con l'aumentare delle raffiche e con una previsione di bora costante, addirittura in aumento nei prossimi giorni, il rischio, la preoccupazione è che alcuni focolai possano essere spostati verso nord e quindi in direzione proprio del Carso Isontino, in quelle zone di Iamiano, Sablici, Doberdò del Lago, tristemente tra virgolette note per quanto accaduto esattamente 2 anni fa, perché il 19 luglio del 2022 c'era proprio la prima emergenza incendi nel comune di Sablici, che portò a quella stagione di roghi veramente devastante, che rappresentò tra Slovenia, Carso Isontino e Carso Italiano il momento forse più drammatico di emergenza incendi di tutta questa zona geografica. Come vedete, arriva la bora, arrivano raffiche più importanti e divampano nuovamente le fiamme. Per 5-10 minuti il rogo sembra praticamente sotto controllo grazie all'azione dei mezzi aerei, dei Canadair, e poi di colto con l'aumentare della bora ecco le fiamme, ecco gli alberi che diventano dei veri e propri tizzoni ardenti e l'incendio sembra non potersi fermare in breve tempo. Naturalmente aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Andiamo in pubblicità, torneremo tra poco continuando la lettura del quotidiano Il Piccolo e altre notizie di giornata. Ci vediamo tra qualche minuto. Riprendiamo la nostra rassegna stampa di questa mattina durante Sveglia Trieste. Venerdì 19 luglio avremo ospite poi tra una mezz'oretta circa Paolo Menis del Movimento 5 Stelle, dalle 9 alle 10 in compagnia di Uberto Fortuna Drossi dell'Associazione Trieste Città Metropolitana. Continuiamo col Piccolo, la casa di riposo Flora viene chiusa per le carenze di igiene e assistenza. I familiari delle persone ospitate avevano chiesto aiuto al Distretto 2, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina sospende alla residenza per anziani l'autorizzazione a operare. I pazienti trasferiti in altre strutture, tra loro una donna che viveva lì da 22 anni. Alice riacquista la vista dopo 20 anni, sono nel Paese delle Meraviglie. L'intervento sulla donna 87enne è stato eseguito da Daniele Tognetto, direttore della clinica oculistica di Asugi. Questa bella storia che racchiude un lieto fine l'abbiamo raccontata nell'edizione di ieri di sera del nostro telegiornale. Umberto Bosazzi ha dunque raccolto quanto comunicato dall'azienda sanitaria stessa e lo andiamo a sentire. In seguito a un intervento chirurgico all'occhio destro e a una grave patologia all'occhio sinistro, non vedeva da 20 anni. Finalmente ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico e ora la donna, 87 anni, ha riacquistato la vista ed ha potuto finalmente rivedere, dopo tanti anni, il volto della figlia ed ha conosciuto quello dei nipoti che non aveva mai visto. L'intervento, eseguito dal professor Daniele Tognetto, direttore della clinica oculistica di Asugi all'ospedale maggiore di Trieste, ritenuto particolarmente a rischio per le critiche condizioni dell'occhio e per la concomitante età avanzata della paziente, è stato dunque eseguito con successo. La signora Alice ha perduto l'occhio destro in giovane età dopo una grave infezione che portò alla perdita completa del bulbo oculare, sostituito poi da una protesi. Da molti anni era affetta da una severa forma di cataratta, in uno stato talmente avanzato da rendere anche l'occhio sinistro praticamente cieco, consentendole di intravedere a malapena la luce. Per questo motivo era costretta a muoversi con estrema difficoltà, sempre sotto la tutela di un accompagnatore. L'intervento di cataratta, pur non essendo banale, viene oggi eseguito con grande frequenza ed è abitualmente seguito da ottimi risultati attraverso una procedura standardizzata che prevede l'utilizzo di gocce anestetiche. Tuttavia, una certa parte dei casi presenta difficoltà di vario grado che devono essere affrontate da chirurghi esperti utilizzando tecnologie avanzate. Il professor Tognetto sottolinea: in questo caso l'intervento è stato effettuato con molti anni di ritardo per il timore che la signora Alice aveva di poter perdere anche l'unico occhio vedente. L'eccessiva attesa ha determinato la trasformazione della cataratta in una forma in cui il cristallino assume una colorazione nera impenetrabile e una marcata mobilità. Per questo motivo il rischio di complicanze era molto elevato e si sono resi necessari particolari accorgimenti tecnici per condurre a termine l'intervento con successo.
Nella stessa pagina dove abbiamo visto queste notizie all'interno del piccolo, le notizie in breve, la presentazione del nuovo centro unico accessi vascolari, oggi a partire dalle 11.30 nella sala direzione medica dell'ospedale maggiore si terrà la cerimonia di presentazione del nuovo centro unico accessi vascolari che risponde all'acronimo del CUAV. Tra gli interventi previsti quello del direttore medico di presidio dell'ospedale di Cattinara e dell'ospedale maggiore Barbara Gregoretti e del rettore dell'Università di Trieste Roberto Di Lenarda. Poi la richiesta del Movimento 5 Stelle emergenza nucleare predisporre un piano alla consigliera comunale Alessandra Ricchetti del Movimento 5 Stelle durante la presentazione dell'aggiornamento del piano di emergenza comunale in sesta commissione ha chiesto all'assessore alla sicurezza Caterina De Gavardo di aggiornare il piano emergenza nucleare e introdurre la iodoprofilassi. Il nostro territorio, afferma Ricchetti, è l'unico a doversi tutelare dal rischio nucleare vista la vicinanza con la centrale di Krško in Slovenia, ma il piano di distribuzione dello iodio stabile alla popolazione a livello provinciale deve essere ancora predisposto. Cambiamo pagina, una barriera attorno al pronao della chiesa di Sant'Antonio Nuovo, primo passo per la progettazione e la protezione dai vandalismi e bivacchi. L'assessore Lodi dice dialogheremo con la soprintendenza, la proposta accolta durante una commissione nella giornata di ieri mattina. Incidente in via Coroneo, perde il controllo dell'auto e si schianta contro tre veicoli alle 11.30 di ieri nei pressi del supermercato Aldi. Una vettura è andata a sbattere contro tre veicoli, due moto e un'auto, nessun ferito fortunatamente, ma pesanti ripercussioni per quanto riguarda il traffico. Vedo che abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Proseguiamo con le notizie del piccolo. Io i 70 anni di sacerdozio di Don Carlo Boschin, la mia fede è frutto della vita di comunità, nato nel 1929, ha studiato durante la guerra al seminario di Capodistria. Ricordo l'arrivo dei tedeschi e poco dopo il sequestro a opera dei titini nella storia raccontata da Francesco Bercic oggi nel piccolo. Prorogare l'iscrizione all'albo degli educatori, la mozione di patto per l'autonomia e di Adesso Trieste con la proposta che è stata lanciata ieri dalla consigliera Massolino e che a sua detta mette a rischio il sistema dei ricreatori. Il centro congressi raddoppia le giornate e anche i visitatori, il consiglio di amministrazione esamina i dati dei primi sei mesi dell'anno in corso, il presidente Morelli dice pareggio di bilancio in questo esercizio e forse già anche un utile. L'evento clou del secondo semestre sarà il Big Science Business Forum nel mese di settembre. Adesso si capisce meglio perché il Generali Convention Center, società gerente del centro congressi in Porto Vecchio, ha bisogno di nuovi spazi e guarda con interesse al retrostante magazzino 27 bis. Il presidente Roberto Morelli, all'indomani del consiglio d'amministrazione che ha esaminato l'andamento semestrale, comunica il seguente bollettino che raffronta i dati gennaio-giugno 2024 con lo stesso periodo del 2023. Le giornate evento sono raddoppiate da 109 a 221, le giornate di occupazione dei magazzini 27, 28 e 28 bis hanno evidenziato un incremento pari al 71% da 87 a 149, le presenze alle varie iniziative sono cresciute dell'84% in cifra tonda da 25.070 a 46.100 unità. Sono in arrivo fiere del fitness e della birra nel 2025, il presidente del centro congressi Morelli pronostica anche per il 2025, potrà esserci un'annata molto promettente con le tre strutture, il magazzino 27, il 28 e il 28 bis, già gremite da metà aprile a metà giugno. La primavera e l'autunno sono le stagioni magnete delle manifestazioni convegnistiche e confieristiche, con alcuni eventi nuovi e curiosi in gestazione, in particolare una rassegna, competizione internazionale di gaming, un festival del fitness, una fiera expo della birra di qualità, oltre al ritorno del Festival Internazionale del Tatuaggio a novembre. Poi un calendario molto fitto per tutto l'anno di congressi medici, ma soprattutto scientifici. Riprese per una serie televisiva, divieti e limitazioni per tre giorni la prossima settimana in diverse zone del centro con un nuovo set cinematografico a Trieste con conseguenti divieti e limitazioni al traffico che è pronto a sbarcare
nei prossimi giorni. Nonostante le alte temperature e le problematiche segnalate dal settore, quindi c'è il ritorno delle riprese cinetelevisive, almeno per la serie spagnola Memento Mori 2 per Amazon Prime. Martedì, mercoledì, giovedì della prossima settimana un'importante porzione dell'area centrale triestina sarà impegnata nelle riprese. A chiedere un'ordinanza firmata dal dirigente della mobilità municipale Andrea De Waldestein è la K-Plus, con sede a Rovereto, per conto della Zebra Production, domiciliata a sua volta in Calle Comandante Azcarraga a Madrid. La prima serie di Memento Mori è andata in onda nell'autunno dell'anno scorso, tratta, stando ai siti consultati, dai libri di César Pérez Gellida, uno scrittore di noir originario del Valladolid. Protagonista è l'ispettore Ramiro Sancho. Ciò che importa soprattutto sono le limitazioni per quanto riguarda il traffico, dal momento che martedì 23 alle 14 alle 18 vigerà il divieto di transito veicolare pedonale, sottolineiamo pedonale, come scrive il piccolo, lungo via Roma, nel tratto compreso tra via Valdirivo e via Mazzini. In quella giornata, dalle ore 14 alle 15, deroga per i mezzi di Trieste Trasporti. Il giorno successivo, mercoledì 24, dalle 13 alle 19, sospensione della circolazione pedonale veicolare lungo la direttrice di via Donota, via del Seminario e via delle Monache. Nella stessa giornata di mercoledì, divieto di transito pedonale veicolare dalle 14 alle 24 lungo la direttrice di salita dei Montanelli e via dei Capuano, nel tratto compreso tra via Santi Martiri e piazza Cornelia Romana. Poi giovedì 25, quando dalla mezzanotte alle 15 scatterà il divieto di transito veicolare pedonale lungo la direttrice di via della Muda Vecchia, piazza Piccola, largo dei Granatieri e via Malcantone, in sostanza alle spalle di piazza Unità. In quel giorno, giovedì, stavolta tra le 20 e la mezzanotte, sospensione temporanea della circolazione in via Battisti, più o meno all'altezza del Caffè San Marco. In tutte le circostanze sono riportate, l'area del meteo, cioè i provvedimenti sono prorogabili in caso di avverse condizioni atmosferiche o di imprevisti, quindi ci saranno modifiche che verranno segnalate. In aumento le patologie che colpiscono il fegato, la visita del presidente Fedriga alla FIF, il direttore Tiribelli, che dice del centro di Padriciano servono ora sforzi di ricerca che siano avanzati. L'ultimo giorno di maturità regala 4 centini al Dante Carducci. Nel complesso salgono a 13 i diplomati con il punteggio più alto, avanti con gli studi fra test di medicina, scienze della formazione, lettere antiche, ingegneria navale. Lo Zigazois, voto massimo solo per 2, Natalia adesso punta agli studi sulla storia. Salta l'intervento di pulizia delle mucillagini a Muggia, l'ipotesi di trasportarle fuori dal porticciolo con un mezzo non è praticabile, si attende che la natura faccia il suo corso, si studiano possibili prevenzioni. Il mandracchio infatti è invaso dalla fioritura delle alghe, come si vede bene in questa immagine, è lo specchio acqueo fronte al mandracchio che resta di quel colore beige che ha condizionato il golfo per lunghi tratti e che vede in Muggia ora una sacca che difficilmente si riesce a dissipare. Scala e due cancelli per difendere la chiesa dagli atti vandalici, lavori nella parrocchia di San Francesco, sempre a Muggia. Asfaltatura di Pianezzi è stata finita, questo è l'intervento terminato nella riasfaltatura di Pianezzi con il ripristino del manto stradale danneggiato in diversi punti. L'importo dell'opera realizzata dal comune di Muggia ammonta circa 117.000 euro. L'omicidio Gormek in Slovenia, condanna a 23 anni per Petelin nella sentenza del tribunale di Capodistria, è stato lui a uccidere nel 2022 il 57enne e poi a dargli fuoco. Il tribunale di Capodistria ha condannato ieri a 23 anni di reclusione Adriano Petelin, 60enne originario di Duino Orisina, ritenuto dai giudici responsabile dell'omicidio di Darie Gormek. Questa è la decisione del tribunale. Un premio di studio per ricordare Gianni Cernoia, colonna dell'ufficio stampa del comune di Trieste, l'iniziativa dell'università proprio dell'Ateneo Giuliano che ricorda Giovanni Gianni Cernoia, giornalista dell'ufficio stampa del comune di Trieste, prematuramente scomparso lo scorso 13 gennaio. Lo fa attraverso un premio di studio, il cui bando per l'assegnazione è già stato pubblicato sulla pagina web dell'Ateneo.
Attivo nel settore della comunicazione dall'84, è diventato giornalista professionista nell'85. Cernoi è stato per 40 anni componente dell'ufficio stampa del comune, diventandone un'autentica colonna. Appassionato di calcio, fin da giovane seguiva la Triestina e ne scriveva sul settimanale della diocesi Vita Nuova. All'inizio della sua carriera, Cernoi è scomparso lo scorso 13 gennaio, stroncato da una malattia che ha avuto uno sviluppo rapidissimo. L'iniziativa è di alcuni amici e colleghi di Cernoi, ad intesa con la moglie e i tre figli, il premio idealmente rivolto a promuovere la prevenzione oncologica. E di Gianni Cernoia io ricordo le lunghe chiacchierate sul calcio, lui interista molto appassionato oltre che tifoso della Triestina, lo si incontrava spesso allo Stadio Rocco proprio durante le gare casalinghe dell'Unione. Un abbraccio alla famiglia e un ricordo affettuoso di Gianni Cernoia, con cui abbiamo passato tanti bei momenti lavorativamente parlando. Ragionieri, classe quinta P del Carli, 30 anni dopo la rimpatriata, con la foto degli ormai ex studenti diventati adulti, chi nonno, chi papà, chi semplicemente con qualche anno di più. Visita agli anziani dei centri estivi, la casa di riposo di Muggia e poi melanzana prelibata, ma si mangia in estate, scrive Daniela Peresson nel suo articolo di Orti e Giardini. Un mare d'italiano scende in campo a Campionissimi all'insegna dello sport e della cultura, gemellaggio sportivo-culturale sul campo di calcio di San Giovanni, in Viale Sanzio, fra i giovani atleti dei Campionissimi e i ragazzi serbo-bosniaci partecipanti al progetto estivo di viaggio e studio Un mare d'italiano, imparare l'italiano a Trieste divertendosi fra mare e cultura, promosso dal centro studi Dosistei Obradovic in collaborazione con la Lega Navale. L'obiettivo è avvicinare i giovani a Trieste, città di grande valenza storico-culturale, e rendere sempre più internazionale l'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione. Quest'anno vi partecipano 11 ragazze e 2 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni, arrivati domenica per studiare, trascorrendo 2 settimane per conoscere la città. Una gradita visita per i quali 40 ragazzi di Campionissimi, impegnati nella terza e penultima settimana della manifestazione calcistica di luglio, che festeggia i suoi 25 anni e che in questi giorni si avvale anche della collaborazione di allenatori e staff della Triestina e del San Giovanni, alla presenza di staff allenatori dell'organizzatore Matteo Medani e del consigliere comunale, sempre vicino al mondo del volontariato, del sociale, ma anche del calcio, Corrado Tremul, che ha dato il suo contributo in questa manifestazione organizzata, come già scritto, dall'ottimo Matteo Medani, irriducibile del camp Campionissimi. Cultura, una madre, ritratto senza sconti, Antonio Franchini entra nella cinquina con un memoir intimo e spietato, voleva essere personaggio. A lei queste pagine andrebbero addirittura bene. Discorsi amorosi al tramonto con Stefania Rocca a Miramare, da domani al 24 luglio. E qui la foto dell'attrice Stefania Rocca, che sarà dunque in scena. Happy Concert in piazza, da Mozart ai Beatles nel Middlefest dei Disordini. Il duo I Goodelsman e Io, Haydn, Pharrell Williams e Sanremo. Amiamo il territorio, sarà una sinfonia mai sentita prima. Tournée da bar al Sartorio con il Macbeth di Shakespeare per il teatro, stasera la versione della tragedia scozzese nel format ideato da Davide Lorenzo Palla. Alle 21 in Piazza Verdi le improvvisazioni jazz e la ritmica afro-latina del collettivo La Peca. Storie di noi ai Fabbri, via D'Amelio, nei ricordi di Monroy e Provinzano, oggi alle 21 al Teatro dei Fabbri, nel 32esimo anniversario della strage di via D'Amelio, in cui morirono Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. C'è questo festival del litorale che ne celebra il ricordo con Storie di noi di Beatrice Monroy con Giuseppe Provinzano, che firma anche la regia dell'intero programma. Da Cesar a Cecco Pepe, la storia dell'Adriatico riscritta da Eda Vidiz, alle 20 al Museo Revoltella, i fiati di Muggia a San Giovanni e i Eclipsi in piazza Perugino, con il programma di Trieste Estate Fuori Centro fino a domenica.
con programmi che hanno a che fare con le varie piazze. Domani gli eventi si spostano infatti in piazza Perugino, alle 18 si parte con una lezione di arti marziali a cura della ASD Bushido. I maestri forniranno ai partecipanti una panoramica delle basi comuni alle principali arti marziali interne ed esterne a partire dai 6 anni. Alle 20 sarà presentato Quando arrivano le scienziate, uno spettacolo lettura a cui il pubblico sarà guidato in un viaggio emozionante delle vite di alcune delle donne che hanno svolto il ruolo di pioniere nella scienza del XX secolo: Rita Levi Montalcini, Maria Bakunin, Maria Gioppert-Meyer, eccetera. Alle 21 la piazza accoglierà il concerto dei The Clips per celebrare il 25esimo anniversario di Enema of the States. I The Clips suoneranno l'album per l'intero e le altre hit del gruppo dei Blink 182, e vi segnalo questo gruppo perché sono veramente bravi. Andiamo allo sport. Pancotto, Brown è un vero uomo squadra, il tecnico a Napoli ha guidato la nuova guardia biancorossa, pericoloso in attacco, aggressivo in difesa, ha anche molto senso tattico, ha detto Pancotto. La convivenza con Ross e Ruzier, giocatori di qualità, sanno stare assieme, ha detto su Markel Brown, ma anche sulla coabitazione nello stesso roster di Ruzier e altri giocatori della Pallacanestro Trieste. Jadran, Dinamo e Falconstar attese da una vinta regionale che vara la conference del Nord-Est, riporta Guido Roberti in questa analisi delle squadre che si giocheranno la B interregionale, che dunque dà anche lustro nel nord-est al basket locale. Triestina, un triennale per il portiere Rus, Attis a centrocampo, mancano solo le firme. Qui lo vediamo in foto, il centrocampista Christopher Attis, che è vicinissimo a vestire la maglia rosso alla bardata. Ufficializzato l'estremo difensore che viene dalla A scozzese, sorpasso a Sud Tirol e Padova per il giocatore del Trento. Per il 4-3-3 di Santoni manca almeno un esterno offensivo e una prima punta, ancora alla ricerca i dirigenti della Triestina per il mercato estivo della Triestina stessa. La prima uscita contro il Bilie finisce 6-0, in gol anche Teoman Gunduz nell'allenamento congiunto, è finita 6-0 per gli alabardati, che hanno ruotato molti elementi. Fra i nuovi si sono visti, anche se non per tutta la partita, solo Tonetto e Vicario, mentre per Voca, Bieleveld e l'appena arrivato portiere Ross ci sarà tempo e spazio nei prossimi impegni. Polidori, centro sportivo, attivate la conferenza dei servizi e la regione per l'iter del progetto. L'11 luglio è stato presentato al comune il progetto della Triestina per la struttura delle Noghere. 13,5 milioni di investimento, il 49% può essere pubblico. In realtà la location scelta, come noto, è un ampio terreno alle spalle del centro Montedoro. Questo è il sito identificato dalle parti. Sara Ingannamorte si ritira, una scelta sofferta, Triestina, portiere, annuncia lo stop, mi porto dietro una serie infinita di ricordi, il DS della pallanuoto Brazzatti, resteremo la sua casa, ha detto. L'ultima stagione dunque di Sara Ingannamorte tra le orchette. La canoa, Zucca e Zugna del Circolo Marina Mercantile centrano il pass stamani nelle finali dei mondiali Under 23. Per la vela, Vucetti e Bonifacio, ultime regate per loro, si concludono i mondiali giovanili e il doppio misto 420 della Barcola Grignano mantiene il primato. Le azzurre fuori dal podio della Coppa del Mondo di softball, domani sul diamante di Castellón di Strada, l'ultimo atto della Coppa del Mondo di softball, l'Italia purtroppo non sarà sul podio. Carpe diem, nella Serie A la Juventus presenta Thiago Motta, che coglie l'attimo, sono arrivato nel momento giusto per aprire un ciclo dopo la sublime stagione di Thiago Motta al Bologna, adesso la nuova avventura con la maglia della Juventus, in questo caso però in panchina e non in campo, visto che Thiago Motta comunque è piuttosto giovane anche tra gli allenatori in Italia, è pronto a cogliere l'attimo, il nuovo corso della Juve parte da uno dei tecnici emergenti del calcio italiano, presentatosi ieri alla stampa senza fare proclami ma con una buona dose di entusiasmo per questa sua nuova avventura. Federazione Mondiale, un padovano, poi la presidenza. Per quanto riguarda il rugby, il professor Andrea
Rinaldo da Padova. Poi la vittoria e lacrime, oggi la Bonnetta è l'ultimo giudice, il Tour de France, il belga Kampenerz batte i due compagni di fuga e ora due giorni tosti di montagne per quanto riguarda il Tour de France. Noi ci fermiamo qui per la rassegna stampa della prima ora di Sveglia Trieste. Al rientro dalla pubblicità saremo in compagnia di Paolo Menis del Movimento 5 Stelle. A tra poco. Bene, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Come anticipato, siamo in compagnia del coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Paolo Menis. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Bernardo, buongiorno e Menis. Telespettatori. Tutto bene? Ma tutto bene, sì, sì. A parte ovviamente il caldo, ma quello condiziona tutti, sì, in qualche modo. Tutti. Almeno siamo tutti nella stessa barca col caldo. Sì, non sì, ci sono sì, avvantaggiati quello, e svantaggiati. Beh, diciamo chi ha la possibilità magari di stare con un condizionatore magari ha qualche vantaggio in più. O con un ventilatore forse. O anche con un ventilatore, sì. Magari anche sul posto di lavoro. Allora, noi qua siamo fortunati in studio, c'è un clima tutto sommato favorevole. Comunque, al di là di questo, parliamo di un po' di questioni che hanno a che fare sia con il Movimento 5 Stelle che con la città di Trieste. Parto dal Movimento 5 Stelle. Due iniziative. La prima è il banchetto, il Firma Day, che è un gioco di parole simpatico, sì. Perché il Firma Day, che è inteso diciamo universalmente parlando, sembra il giorno della firma. Invece è un Firma Day, sembra tipo la festina, sì, sì, tipo con una virgola, firma, virgola, day. No? La pronuncia all'inglese, che è day, appunto il giorno, ma anche scritta alla triestina, proprio day, come allora firma. No, abbiamo pensato questa iniziativa, visto che ci sono parecchie raccolte firme in questo periodo, la prima sicuramente la più importante che sta, almeno per noi, la più importante che sta partendo in questi giorni è sul referendum contro l'autonomia differenziata, ma abbiamo ancora in corso la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sul salario minimo e poi c'è anche un referendum promosso dal Comitato a difesa della Costituzione per l'abolizione delle parti incostituzionali del Rosatellum. Quindi abbiamo pensato di aggregare in un unico posto e quindi consentire ai cittadini in queste ore, in questi giorni caldi, di poter firmare anche ai triestini. Saremo domani dalle 10 in poi in Largo Don Bonifacio, che è lo spiazzo che si trova all'inizio del viale 20 settembre, e quindi in un unico posto ci sarà la possibilità di firmare questi referendum, questa richiesta di referendum e la proposta di iniziativa di legge popolare, e lo facciamo insieme agli amici di Adesso Trieste per quanto riguarda le organizzazioni politiche, quindi ci saremo noi, il Movimento 5 Stelle con Adesso Trieste, è il supporto della CGIL e del Comitato a difesa della Costituzione. E quindi partiamo con questo, è un esperimento che facciamo riunendo appunto i banchetti di firma in un unico luogo, quindi domani dalle 10 ci trovate lì in Largo Don Bonifacio. Poi invece di sera al Memorial di sera pomeriggio il Memorial Figli delle Stelle. Sì, dove ci sarai anche tu, immagino. No, beh, un Memorial a fare brutta figura. È un modo simpatico purtroppo per ricordare la scomparsa. Certo. La scomparsa dei due poliziotti Rotte e De Menego e a Trebiciano dalle 5.30 ed è giusto ricordare quello che è successo, perché è stata una tragedia che ha scosso tutta la città, sì. Ma che anche ha unito la città. Forse c'è stata una divisione per quanto riguarda le considerazioni sulla pena inflitta all'assassino, però diciamo che la scomparsa di queste due persone, questi due poliziotti, ha scosso e unito la città, e quindi è giusto ricordarli anche se con un'iniziativa molto, molto simpatica, un torneo di calcio. Ecco, quindi siamo presenti ormai da tanti anni a questa iniziativa. E lei sarà fra le file dei giornalisti o dei politici? La domanda io so la risposta, però. Sono stato acquistato qualche anno fa, anzi sì, da,
Sì, da un paio d'anni, quando ho terminato l'esperienza politica in consiglio comunale, essendo anche iscritto all'ordine dei giornalisti, sono stato acquistato dalla scuola dei giornalisti e mi secca abbandonarla, non avendo ricevuto una proposta. Insomma, si va dal miglior offerente in qualche modo. No, a parte gli scherzi, e poi... Roberto Tofolutti, che è l'organizzatore della scuola dei giornalisti. È Roberto Tofolutti, e quindi mi secca tradirlo. Esatto, ha insistito tanto per parteciperò, avere meno. Parteciperò con la squadra dei giornalisti. Cioè, mercato anche per le amichevoli fra di noi, ovviamente al di là delle battute e dei sorrisi, il focus è comunque un momento di ricordo per gli agenti Rotte de Menego, che è il principale motivo per cui saremo presenti domani a Trebiciano. Andiamo a sentire una telefonata, poi parleremo anche di una seconda iniziativa richiesta dal Movimento 5 Stelle, che ha a che fare con il nucleare. L'abbiamo letto prima anche dalle colonne del Piccolo, la richiesta della consigliera Ricchetti, ma approfondiamo tra poco. Buongiorno, chi è in linea? Buongiorno dottor Gugliotta, sono in linea. Sì. Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Prego. Saluti anche al coordinatore Menis, che ci conosciamo da qualche anno, lui sa benissimo di cosa io adesso parlo. So. Allora, abbiamo parlato tante volte. Bravissimo, so che lei sa, guardi, non ho nessun dubbio perché ci siamo conosciuti. Allora, è inaudito come nessun media a Trieste porta a conoscenza della cittadinanza quella che è una realtà. È una realtà il territorio libero di Trieste, è legge della Repubblica Italiana. Tante volte sento parlare di gruppi indipendentisti di cosa? Siamo già indipendenti, solo che l'amministrazione civile provvisoria del governo italiano che non attua quello che si è impegnato a fare, tutto là è il discorso. Come quando sento del Porto Franco Nord che non c'era più niente da fare, una zona abbandonata, no, non è una zona, è una zona fatta abbandonare, è una zona, è vicino alla stazione, collegamento con il Porto Franco, con il Porto Nuovo, punto franco. Basta mettere le concessioni sul mercato internazionale, vedrete quante industrie si avvicinano. No, è stato abbandonato volutamente da decenni, qua prima mettono tutto in abbandono e poi vogliono far vedere che purtroppo lo sviluppo non ci poteva essere, perché, per come, per cosa. Ma è fatto tutto con dolo. Perché non informate? Non dovete convincere la popolazione. Io non voglio convincere nessuno ha convinto me. Semplicemente sono andato, siccome mi trovavo, stavo male, sono andato dal medico e mi ha dato una medicina. E io sono andato a vedere, confrontandomi con altri, se quella medicina è giusta o non è giusta. Tutto là. Guardate le leggi, guardate, ha nominato la Costituzione. Caro Menis, l'articolo 28... Come funzionari pubblici vi obbliga a rispettare le leggi. Leggete il primo comma dell'articolo 10. Io chiedo sempre quello e nessuno risponde mai. Tutti ci girano attorno ma nessuno risponde mai. Siamo derubati quotidianamente. Io le rispondo ogni volta. Se poi dopo... Ma cosa mi risponde? Mi dica la legge. Cosa dice la legge 3054? Guardi, a memoria sono leggi che non ricordo il testo. Però io le rispondo ogni volta su questo tema. Dopo, se lei non gradisce la risposta, Fulvio, mi dispiace, però... Non è che evito di rispondere, io un'idea precisa su questo ce l'ho dal 2012, quando avevamo presentato una mozione in tal senso sul punto franco internazionale in consiglio comunale. E come dico ogni volta, da quell'anno in poi, anche grazie ai gruppi che hanno di associazioni, di persone che hanno portato avanti la causa del punto franco internazionale, è aumentata la consapevolezza sullo strumento di cui abbiamo a disposizione. Però io faccio sempre una differenza tra punto franco internazionale, che è uno strumento che può essere molto utile a tante aziende che vogliono investire qua a Trieste, e territorio libero di Trieste, che ormai è una conformazione giuridica anacronistica, cioè dobbiamo dircelo, quindi dobbiamo sfruttare quello che possiamo realisticamente sfruttare. E c'è stata la dimostrazione in questi anni
prima con il trasferimento del punto franco da Porto Vecchio ad altre zone della città, abbiamo visto che molto probabilmente l'investimento che MSC farà sull'area Varzila vorrà sfruttare le prerogative di punto franco internazionale. Sappiamo anche che i costi, i dazi e le imposte nel porto di Trieste sono inferiori rispetto agli altri porti e questo crea vantaggio competitivo. Su queste cose dobbiamo lavorare. Se invece parliamo di nuova organizzazione giuridica del territorio di Trieste, io credo che sia, non dico una battaglia persa, ma molte risorse e molto tempo buttato. Per quanto riguarda il Porto Vecchio, all'inizio è vero, anche noi come Movimento 5 Stelle insistavamo affinché l'area del Porto Vecchio tornasse ad essere area portuale, però poi abbiamo ascoltato, come dice lei, sono andato da un medico, mi ha dato una medicina, poi ho ascoltato altre persone, io spero che abbia ascoltato altri medici, soprattutto se non era convinto di quello che il suo medico le aveva detto. Abbiamo ascoltato e quell'area là per la conformazione, per la strutturazione dei magazzini, la presenza di magazzini di quel tipo non era più adatta all'insediamento di attività portuali che possono essere invece realizzate. Vediamo il Molo Settimo, il progetto della piattaforma logistica, il Molo Ottavo, in quell'area della città con, come si è visto anche recentemente, è passato in consiglio comunale una delibera in questo senso, la futura realizzazione di altre bretelle di accesso alla superstrada e quindi accesso alla viabilità e quindi noi dobbiamo lavorare in quel senso, no? Perché se invece ci concentriamo ad inserire attività portuali e logistiche in Porto Vecchio, credo sia la strada sbagliata. Tra l'altro poi la fascia costiera in Porto Vecchio, ci sono ancora alcune imprese, può sfruttare comunque il punto franco internazionale, quindi non è che è stato tolto è stato tolto del tutto e quindi noi in questa direzione dobbiamo andare, poi ci dobbiamo preoccupare effettivamente, ma questo è un altro tema, come sarà Porto Vecchio fra 10-20 anni, ecco, certo. Questa è un'altra sfida. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, sono una triestina originaria. Buongiorno. Volevo dire una cosa al signor Menis, dovrebbe informarsi della legge che è stata menzionata anche dal signor Fulvio, leggersela, perché è molto molto importante, non è stata mai abrogata, ed è stata anche ratificata dal Parlamento italiano. A parte questo, io sento parlare molto del Porto Franco, ma bisogna parlare di tutto il territorio Lieve Trieste, che va da Duino fino al Pieto, sia la zona A che la zona B, perché tutte e due le zone sono ancora in civile amministrazione slovena, croata e italiana. E per quanto riguarda il famoso trattato di Osimo, su cui si aggrappano tante persone, non esiste, nel senso che non è stato mai ratificato. E l'unica cosa che è stata ratificata dall'ONU è la 16ª risoluzione. Tutto qua. Bene. Vi ringrazio della specifica. Passiamo ad altro, Menis. Qual è la richiesta del Movimento 5 Stelle rispetto alla centrale di Corsco? Perché la consigliera Richetti chiede un aggiornamento, no? Ma sì, sicuramente non c'è un piano di emergenza e sicurezza aggiornato. Io mi ricordo tra l'altro quando appunto ho visto l'iniziativa di Alessandra, la giusta iniziativa di Alessandra Richetti, mi è venuto in mente che una richiesta, una mozione analoga l'avevo presentata io già nel lontano 2011, proprio nei primi mesi di consigliatura mia durante la giunta Cosolini, perché ci eravamo accorti che effettivamente mancavano delle indicazioni e delle informazioni ai cittadini in caso appunto di eventualità di un incidente nucleare nella centrale di Corsco. Ricordo che la centrale dista circa poco più di 200 km in linea d'aria dalla nostra città e quindi credevo allora e credo anche adesso che sia uno dei rischi potenziali più alti
per la nostra città. Finora non è successo, ci sono state, tra l'altro la centrale è inserita in una zona ad alta sismicità, questo può anche aggravare l'eventuale danno che si possa creare, quindi credo si tratti sinceramente, senza fare troppo allarmismi, ma essere pronti nell'eventualità di un incidente grave di questo impianto, quindi con indicazioni su essenzialmente cosa fare e dove andare, cioè nel senso che avevamo visto, cioè io sono un po' più in là, sono un po' più anziano e quindi avevo visto quello che era successo con l'incidente nucleare di Chernobyl, c'era molta preoccupazione e non si sapeva effettivamente cosa fare. Certo, le informazioni arrivavano, però era sicuramente ci troviamo sicuramente a una distanza maggiore rispetto, cioè con Chernobyl sicuramente la distanza con la nostra città è maggiore. Però credo sia importante che tutti i cittadini sappiano cosa fare nell'eventualità di un incidente. Quindi su questo mira l'azione politica di Alessandra e credo sia assolutamente condivisibile e giusta, ma a prescindere dalle varie sensibilità politiche. Sicuramente. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Prego. Buongiorno, saluto a lei, alla redazione, gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele 4. Buongiorno. Ci dica. Dunque, mi ha colpito molto la risposta che ha dato il gentile ospite in rete al discorso del Porto Franco Vecchio, no? E anche la telefonata che ha ricevuto. Allora, l'opinione che ha, diciamo, il gentile ospite riguardo, diciamo, questa questione del Porto Franco del territorio libero è una posizione più che legittima, perché esprime un'opinione personale e quella lì è sacra, no? E non va neanche toccata. Però volevo richiamare l'attenzione del gentile ospite sul fatto che lui si è concentrato sul fatto che quella zona lì non si poteva fare, diciamo, porto come navi, no? Allora vorrei richiamare l'attenzione che innanzitutto Trieste è stata amministrata da una classe politica, diciamo, inetta, a parte qualche nobile istituzione, e adesso lo spiego anche perché. Da una situazione economica florida che era Trieste, vedi Stock, vedi Bacca, vedi, diciamo, Sant'Andrea, diciamo, fabbrica macchine Sant'Andrea, eccetera, 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 cioè Lovo Maltina, Basovizza, giusto che ci capiamo, sono tutte quante uscite e non c'è rimasto niente a Trieste. Per quanto riguarda la zona franca del Porto Franco Vecchio, che il gentile ospite richiamava, diciamo, come area portuale, no, e devo diciamo dire di no, perché ci sono state delle manifestazioni di interesse da parte delle generali e della Fiat affinché, diciamo, quella zona diventasse offshore, cioè si spostava da attività portuale ad attività bancaria. Però anche lì ci sono messi da traverso e hanno fatto, diciamo, quelle porcherie che stanno facendo. Ecco, quello che volevo richiamare, diciamo, e dopo chiudo, è il fatto che qui Trieste siamo gestiti da, diciamo, una classe inetta che fa passerella televisiva solo per promuovere guerra, diciamo, o cose che non sono convenienti alla popolazione, e in secondo luogo approfittando che statisticamente parlando il 70% degli italiani sono funzionalmente analfabeti. Questa è la realtà, cioè i nostri politici locali che sono inetti vanno a pescare i voti tra il 70% di italiani, diciamo, funzionalmente analfabeti. Ecco, le soluzioni ci sono se si vogliono, e che non si vogliono, questo è il punto, perché così fa comodo. Grazie, buongiorno. Menis. Ma no, io replico allargando il discorso che ho fatto prima. Noi quando siamo arrivati come Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale di Trieste abbiamo affrontato il tema del punto franco internazionale, quello che diceva il trattato di pace, tanto che, ripeto, nel 2013, quando avevamo saputo che la legge 8494 citava in un articolo, se non sbaglio articolo 6, le prerogative del porto di Trieste e del punto franco, ci siamo attivati e anche grazie alle informazioni che ci sono arrivate dai gruppi autonomisti che all'epoca erano ritornati ad operare con grande forza. Quindi abbiamo collaborato e ci siamo confrontati molto a lungo. Da là in poi ricordo che effettivamente le cose sono cambiate, anche perché è arrivato a Trieste, per fortuna,
Zeno D'Agostino, che ha capito l'importanza del tema e su questo ha lavorato molto, credendoci molto. Tanto che le forze politiche che all'epoca avevano proposto D'Agostino, e faccio riferimento al Partito Democratico, che erano nel 2013 molto scettiche sulla riattivazione delle prerogative di Punto Franco Internazionale di Trieste, si sono ricredute. A distanza di tempo il sindaco dell'epoca, Roberto Cosolini, ha riconosciuto la bontà dell'azione politica che abbiamo portato all'interno del Consiglio Comunale per fare in modo che le prerogative di Punto Franco Internazionale venissero rispettate e portate avanti. Manca ancora tanto lavoro da fare, perché effettivamente non ci sono aziende che possono fare trasformazione manifatturiera all'interno dell'area di Punto Franco Internazionale. Su questo bisogna, secondo me, ancora lavorare, parlare con l'Agenzia delle Dogane, e quindi non dico che tutto è risolto, anzi bisogna combattere ancora su questo punto, però distinguo tra quello che può essere, come dicevo prima, realistico, degli obiettivi realistici come questi, da voler tornare in una situazione di ordinamento giuridico che non è più fattibile. Abbiamo l'Italia, abbiamo la Slovenia, abbiamo la Croazia, TLT parlava di zona A, di zona B. Quando sento parlare di zona A e di zona B, mi ricordo la mia cara mamma, quando ero bambino, che in estate mi portava ogni venerdì a fare la spesa, andiamo in zona B, mi diceva. Allora, se vogliamo tornare indietro a puntare a queste cose, mi sembra, come dicevo prima, tempo abbastanza sprecato per cercare di istituire un ordinamento che è assolutamente anacronistico, secondo me. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Volevo solo dire, in fatto di tempo sprecato, io cerco da mettermi in contatto con la Fede di Gorizia già da più di un mese per una cosa particolare, per una compravendita. Allora, prima parlo con un impiegato, sì. Mi dice che non è la sua superiore, quindi non posso parlare con un dirigente. Adesso non si può parlare con il dirigente perché manca l'impiegato. Praticamente per una telefonata di 5 minuti che dovrei fare è un mese che sto telefonando. Questa è la burocrazia in Italia. Con l'ater di Gorizia, signora. Sì, e poi ancora una cosa volevo dire. Allora, io ho ascoltato il discorso di Trump e ha notato la parola Trump. Deportazione degli immigrati clandestini. Volevo solo immaginare cosa succedeva in Italia, minimo si parlava per un mese in tutte le trasmissioni, se veniva adoperata la parola deportare. Fino a che non ci mettiamo un po' in riga e non ci prendiamo sulle squinquiglie, come diceva il grande Totò, rimarremo veramente un'Italietta, indifferente chi che va al governo, perché io ammetto, a votare non vado più assolutamente, perché vedo che nessuno aiuta nessuno, ognuno si tiene cara la propria poltrona. Probabilmente se mi troverei in politica sarei anch'io altrettanto. Arrivederci, grazie. Buona giornata. E sopportate il caldo ancora oggi, che domani piove. Speriamo. Grazie. Ma io dico speriamo più che altro per l'emergenza incendi, perché dopo tanto caldo c'è anche bisogno di una rinfrescata d'acqua. Poi ovviamente l'estate la si vuole vivere al mare, quindi la pioggia stona, però in questi casi sarebbe utile. Menis, prego. No, volevo rispondere alla signora sul caso, se ha bisogno di aiuto per contattare l'ater di Gorizia, se magari... Dalla disponibilità, se lascia il suo numero io posso cercare di risolvere, cioè sbloccare la situazione contattando anche magari l'ater di Trieste, che ha i canali giusti con l'ater di Gorizia. Credo che effettivamente aspettare un mese per una questione, diciamo, burocratica, effettivamente sono troppi.
Diamo uno sguardo alle mail. Buona giornata a lei e all'amico Paolo da Claudio Visintin. Due domande. La prima, se condivide la nomina del commissario Vittorio Torbianelli, ottimo braccio destro di Zeno D'Agostino, a presidente del porto di Trieste. E poi cosa pensa il sindaco, di Udine, Alberto Felice De Toni, ha deciso di non concedere patrocinio alla partita della Nations League Italia-Israele in programma per il prossimo 14 ottobre. Ah. Belle domande gagliarde, come si dice. Ma sulla prima, sì, ho conosciuto Vittorio Torbianelli anni fa e credo sicuramente la persona giusta in questo periodo, in questo momento di transizione dalle dimissioni di Zeno D'Agostino se non ricordo se a fine anno o inizio del prossimo ci dovrebbe essere indicazione del nuovo presidente. E credo che nella continuità sia la cosa migliore, essendo già inserito Vittorio Torbianelli nell'autorità portuale, quindi credo che soprattutto per completare il percorso che ha fatto Zeno D'Agostino a Trieste, che ha dato tanto alla nostra città, credo che sia la figura migliore. Su quello che è successo a Udine devo dire che sono d'accordo con la decisione presa dal sindaco, perché è un segnale importante. Poi al di là di questioni tecniche, perché sembra che il patrocinio del comune non poteva essere comunque dato secondo il regolamento a quel tipo di iniziativa, credo che nel nostro piccolo come amministrazioni comunali si possa dare un segnale importante. Israele sappiamo quello che sta facendo e quello che sta succedendo, non vuol dire prendere parte. Essere pro Israele o contro Israele o pro Palestina contro Palestina, però non è solo un paese in guerra, è un paese che sta uccidendo molte persone, seppur è giusto condannare tutti gli atti di guerra e quindi anche quello che a ottobre dello scorso anno ha compiuto Hamas. Io credo che il sindaco di Udine abbia fatto bene, ha dato un segnale forte per quello che poteva fare l'amministrazione comunale. Mm-mm. Abbiamo la pubblicità, 8:30, ci fermiamo brevemente, ritorniamo tra pochissimo. Riprendiamo la diretta di questa mattina, Sveglia Trieste, venerdì 19 luglio, con Paolo Menis, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. Andiamo a sentire un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gulotta, buongiorno a lei e a Paolo Menis. Buongiorno. Allora, Nivea, sì. Allora io la Richetti ha fatto questa interrogazione o un emendamento, non so, sulla centrale di Cusco per pericolo terremoti, e questo lo si sa, che potrebbe incidere anche su Trieste. Sì. Io invece faccio un'altra domanda. Nel base statunitense di Aviano abbiamo un deposito di armamento nucleare ripristinato da Trump, rinnovato da Trump, no? E allora il terremoto c'è già tra la Russia e l'Ucraina. La base di Kursk, ha detto Menis, che sono 200 chilometri. Io vorrei sapere quanti chilometri ci sono da Aviano a Trieste. Penso di meno. Per cui non so se è più pericoloso Kursk o se è più pericolosa questa base statunitense che adesso purtroppo con questa guerra potrebbe essere abbastanza, incidere abbastanza sull'Italia. Grazie. Grazie, se vuole le dico esattamente la distanza. La distanza. Ma è giusta osservazione, diciamo che una cosa non... Sono 129 chilometri. Una cosa non toglie l'altra. Adesso non so il potenziale di rischio, la differenza di potenziale di rischio fra la base di Aviano e la centrale di Kursk. Credo che sicuramente, come dicevo prima, un'azione non faccia venir meno una possibile azione politica anche sull'altra questione. Credo che per quanto riguarda la competenza invece del comune di Trieste sia più fattibile realizzare un piano di sicurezza per quanto riguarda l'incidente della centrale di Kursk che non per quanto riguarda la base di Aviano, anche perché poi effettivamente
Sì, sono, da quello che si sa, sono presenti ordigni nucleari nella base di Aviano, ma credo che su quel tipo di problema sia più appunto fattibile l'utilizzo, purtroppo, di quegli ordigni nucleari in Europa, in centro Europa o comunque nelle nostre zone. Quindi credo che si spera che non vengano mai usate, ma nell'ordinarietà credo che ci sia, così. Non ho dei dati precisi, un rischio superiore per quanto riguarda la centrale di Casco. Comunque l'osservazione è interessante, quella della telespettatrice. Credo che si debba fare anche un'azione politica a livello nazionale, a livello regionale. Le leggo una mail, Menis, un telespettatore scrive: buongiorno, il California è chiuso per lavori da 2 anni, la Marinella da tanto tempo, che cosa aspetta il comune a riaprirli? Posto che non sono luoghi comunali ma privati, quindi il comune non ci può mettere a mano. Non sono luoghi comunali, da quello che so, sono appunto di proprietà privata. È chiaro che sono due spazi interessanti sulla riviera di Barcola, però il comune in quel senso là, se non fare opere diciamo di urbanizzazione, per esempio a Barcola, in quella zona dove ci sono i due locali, soprattutto da fine Topolini a Miramare, io ho notato, perché in alcuni periodi la frequentavo, ci sono pochissimi attraversamenti pedonali, quindi si possono fare opere di questo senso, però obbligare i privati a vendere quelle strutture la vedo molto, molto dura. Può sicuramente il sindaco, se ha con contatti personali, intercedere tra il possibile venditore e eventuali acquirenti, ammesso che i proprietari attuali abbiano la voglia di vendere quegli spazi. Senz'altro. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno, prego. Anche il suo ospite. Prego, sono Elisabetta. Volevo dire una cosa, appunto, per avanzarmi al discorso del banchetto che metteranno il Movimento 5 Stelle su vari argomenti, anche diciamo argomenti seri, no? Sì. Io volevo dire una cosa, no? Sull'insediamento del Partito Laburista adesso in Gran Bretagna. Hanno detto che la prima cosa è elimineranno i contratti anomali di lavoro. Ecco, e questo appunto per agganciarmi al discorso che fanno anche loro sui banchetti. Allora, io mi domando e dico, cioè, tanto si parla di caporalato, cioè il caporalato duro, quello che appunto, come questo povero diavolo che ha perso il braccio, però c'è anche un caporalato sommerso, dove tutta la sinistra fa finta di non vedere. Cioè, io ho un'amica che lavora nei asili e praticamente ha contratti giornalieri, roba da terzo mondo. Insomma, ecco, in Italia purtroppo succede così. Hanno tanto fatto fiamme e fuoco per levare il reddito di cittadinanza, quando in qualsiasi paese d'Europa, Inghilterra, Gran Bretagna, anche Germania, c'è sempre stato questo reddito di cittadinanza controllato, certamente, però c'è sempre stato. È mai possibile che in Italia si debba sempre, diciamo, sobbarcarsi di un'ambientazione al terzo mondo? Volevo un'opinione, sì, appunto, da parte del suo ospite. Vi ringrazio. Buon grazie lavoro. A lei, grazie. Menis, prego. No, è un ottimo spunto. La signora ha toccato molti, molti temi. Tra welfare. Contratti. Ma sì, ci sono alcune cose da rimarcare. Non ho l'impressione che l'area progressista faccia finta di niente. Noi su questo abbiamo sempre portato avanti all'inizio di ogni legislatura proposte che vanno in questo senso. Ricordo addirittura il decreto dignità dell'allora ministro Di Maio, che aveva messo un po' d'ordine tra i vari contratti di lavoro, diciamo quelli più anomali o più brevi, o comunque contratti a tempo determinato, per i quali in quel periodo là si stava forse abusando un po' troppo. E, tra l'altro, ricordo che una delle
delle proposte che sarà possibile firmare è quella sul salario minimo, cioè chiediamo che al di là di quello che prevede che prevedono i singoli contratti collettivi nazionali sul lavoro, venga stabilito per legge una cifra minima che noi attualmente abbiamo individuato in 9 euro all'ora per quanto riguarda qualsiasi contratto di lavoro, fatta eccezione contratti di molto brevi che possono essere comunque eventualmente a una cifra inferiore. Quindi partendo con un salario minimo credo che si possano evitare. Attualmente, per esempio, in Italia, secondo delle cifre, ci sono 4 milioni di lavoratori che sono lavoratori poveri, che comunque lavorano ma non ce la fanno ad arrivare a fine mese perché hanno contratti e stipendi molto bassi. Anche questo è un problema che con una legge sul salario minimo si cercherà di risolvere. Qualche giorno fa, mi sembra ieri, è comunque arrivata, è un altro punto toccato dalla telespettatrice, i sindacati hanno denunciato qualche giorno fa lavoratori, soprattutto per quanto riguarda nel settore edile, che lavoravano in questi giorni a temperature insostenibili. Cioè, c'è addirittura una legge che prevede la possibilità di mettere in cassa integrazione per alcuni giorni quando le temperature quando il meteo è più alto di 35 gradi, e invece c'erano lavoratori in condizioni di non sicurezza che lavoravano su impalcature, sono state documentazioni fotografiche portate dai sindacati, quindi la sensibilità su questo c'è. Ci sono imprenditori che per fortuna sono sensibili, molto sensibili sul tema della sicurezza, ed è aumentata la sensibilità sul tema sicurezza. Ci sono purtroppo alcuni casi invece che, come diceva la signora, imprenditori non si fanno scrupoli su questo e quindi mandano a lavorare persone in condizioni di non sicurezza. Questo è un tema sul quale bisogna continuare a insistere. Mi fa strano che anche il centrodestra non si sia allineato su questo tema, soprattutto sul tema del salario minimo. Ci sono state considerazioni per cui si dice sì, ma i contratti collettivi nazionali hanno tutti prevedono un salario minimo superiore a quello dei 9 euro, ma molte volte non vengono applicati i contratti collettivi nazionali del lavoro, e ci sono comunque situazioni in molti settori in cui il lavoro c'è, ma è un lavoro super precario, talvolta non regolarizzato, e quindi prevedere un salario minimo credo sia il punto di partenza fondamentale. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Buongiorno. Anche se è tanto tanto caldo, che se soffri tanto. L'ascolti, aspetta il signor che finisce di parlare. Prego signora. Ecco, bon. Allora sono Luisa. Devo ecco. Deve spegnere. Ecco, allora volevo dirvi. Sì. Sì, ecco, allora volevo dirvi che. Signora, deve abbassare il volume della TV perché altrimenti si risente. Sì, e dopo. Un attimo, il caldo mi cade in testa, probabile. L'ascolti, mi sono stata molto impressionata di quella bambina che si è morta in macchina, sì, ho 18 mesi. Sì, sì. Sono restata veramente, ma i genitori, arrivo a capire che i cori al lavoro, i cori del qua, i cori della, pieni di pensieri, eccetera. Però se vi ho detto la legge che bisognasse avere una non so che roba, tipo smartphone in macchina. Sì, un dispositivo, sì, sì. Ecco, ma poveri genitori, non si colpa neanche loro, ma ti immagini questa bambina quanto che ha sofferto. No, poverino, veramente. E questo veramente mi ha colpito tantissimo, ma tantissimo, povera creatura. E i genitori, pensa adesso che colpa che si sentirà. Sì, però bisognasse parlare per televisione, avvisare sempre che la tanta gente ha tanti pensieri per la testa, no? Allora bisognasse ogni tanto avvisare per televisione di prendere questo macchinario, non so che roba che metti in macchina, per salvare tanti bambini. Ecco, questo mega tagliare le gambe, perché anche a me sono nona, stranona, eccetera, eccetera.
Ecco questo, guardate parlare per televisione, ma tutte le televisioni, non solo, ecco, capisci cosa voglio dire? La ringrazio tanto, ciao. Grazie signora, sì, è vero, anche insomma a leggere la notizia, a sentire poi i commenti del padre che ha dimenticato la figlia in auto a lavoro, si vive un'angoscia interna perché magari ci si immedesima ed è veramente uno strazio pensare a quanto accaduto, a questa povera bimba di pochissimi mesi, alla famiglia. Ha ragione la signora quando dice viviamo in una società troppo frenetica, troppo caotica, perché evidentemente, adesso non ho letto tutto l'articolo, ho visto insomma nella rassegna stampa, ma questo genitore preso dai suoi impegni, preso magari da quello che doveva affrontare durante la giornata, e preso anche dalla routine di fare un percorso, quello di casa lavoro, ha scordato, brutto dirlo, ma insomma così è andata, di accompagnare la figlia al nido e ha seguito un percorso, diciamo, consueto casa lavoro. E poi purtroppo è andata come è andata. E bisogna forse, Menis, tornare un attimo a, come dire, distendere il clima oggigiorno, a ridurre lo stress, a vivere una vita più meno frenetica, anche se poi i ritmi di quest'oggi, di questa società, purtroppo impongono di andare sempre più veloce. No, devo dire, allora non me la sento di commentare. No, ci mancherebbe. Caso specifico, neanche il mio, perché è una tragedia e credo che non si possa neanche più vivere dopo, da genitori, esatto, dopo una cosa del genere. Io non ho la fortuna di avere figli, ma immagino che sia una cosa devastante, quindi non commento il caso specifico. Però, cioè, effettivamente, generalizzando sul fatto dei ritmi di vita da una parte, ma anche come abbiamo il nostro rapporto negli spostamenti anche attraverso l'automobile. Io mi accorgo certe volte che so a pensiero, per esempio, è tipico sbagliare strada o fare una strada più lunga. Perché pensi già a quello che devi fare, non sei concentrato su cosa. È vero. Bisogna anche lavorare molto per quanto riguarda, adesso un tema forse diverso, la sicurezza stradale, ma anche fare in modo che ci sganciamo dall'utilizzo del telefonino in auto sicuramente. Vedo ancora troppe persone che guidano telefonando o mandando messaggi, e in generale, come dicevi tu, dobbiamo rallentare i ritmi. Nel male di un periodo che è stato folle come quello della pandemia, forse abbiamo avuto la fortuna di capire quali sono le cose più importanti, cioè il proprio tempo, la propria serenità, il tempo libero. Molte volte ovviamente non è facile organizzare la propria vita tra impegni per i figli, per i propri genitori, impegni di lavoro, e quindi rallentare. Però dovremmo avere la consapevolezza ogni tanto di fermarsi e di ragionare su quello che stiamo facendo. Alcuni anni fa, sul tema dei bambini dimenticati in macchina, era stato introdotto questo dispositivo. Sì. Adesso non so se è stata una misura efficace o meno, però in linea generale direi che dobbiamo pensare più a noi stessi, nel senso di goderci il tempo e capire anche che è il caso di rallentare. Le faccio una domanda che è più una mia curiosità, diciamo che gira un po' attorno a quanto lei ha appena detto. Quanto di buono il periodo del Covid ci ha in qualche modo portato? Cioè, fra tante cose negative, no, principalmente chi lavorava, che ha dovuto chiudere, questioni economiche, questioni anche morali, di isolamento dei più piccoli, ci sono tanti aspetti negativi che ha portato il Covid. Qualcosa di positivo ha insegnato, più che ha portato, no? Ha insegnato a cambiare un po' l'approccio al mondo del lavoro, anche con le distanze, le videochiamate, snellendo un po' di più certe cose, velocizzando anche certe altre cose. Però dico, quanto di positivo si è riuscito a cogliere durante il Covid in termini di stile di vita? Secondo lei si è riuscito a mantenere, oppure un po' siamo tornati a prima? Allora, c'è una parte che secondo me dipende molto dal tipo di lavoro che si fa e dall'azienda nella quale lavori, quindi c'è sicuramente una differenziazione. Ovviamente chi lavora in fabbrica in linea di produzione o chi lavora nel settore edile probabilmente adesso non ha notato dal punto di vista lavorativo delle differenze. Ci sono state però, per esempio, porto il mio caso, io lavoro in un'azienda di servizi,
abbiamo la possibilità di, ormai di lavorare da casa, di fare delle riunioni da casa, mentre prima magari per fare una riunione si andava in giornata a Roma o a Milano, quindi dispendio di energie e di costi. Quindi questo abbiamo sicuramente capito, che abbiamo la tecnologia a disposizione e che possiamo sfruttarla. Per quanto riguarda il tempo libero, io credo venga molto più apprezzato di prima, cioè sì, nel senso c'è questa esigenza, vedo la richiesta, percepisco la richiesta di tanti magari di lavorare più smart working, quindi di decidere quando è il tempo dedicato al lavoro e quanto è quello dedicato ai propri hobby, alla propria famiglia. In alcuni casi questo è possibile, non fa sicuramente fa assolutamente bene, c'è stato anche un aumento, poi a Trieste è un po' più difficile, ma c'è stato un aumento per esempio della richiesta di case, di appartamenti con giardino, e quindi no, la possibilità di avere sfruttare, di avere uno spazio, uno sfogo, questo sicuramente è stato positivo. Per altre cose invece in alcune realtà lavorative si è tornati al punto di prima, dove secondo me invece si poteva sfruttare di più, ecco, l'utilizzo di tecnologie che sono, non dico immerse durante la pandemia, ma che hanno preso corpo e piede durante quel periodo. Una telespettatrice, tornando a quel caso della bambina lasciata in auto, scrive: ma non è obbligatorio avere il sensore sul seggiolino? Sì, mi pare che sia... seggiolini sono stati introdotti, se non sbaglio, 2020-21, e quindi c'è quell'obbligo là, poi non so effettivamente quanto viene rispettato. Effettivamente era stato introdotto perché stavano aumentando i casi purtroppo tragici come questo, poi appunto bisogna vedere se questi dispositivi effettivamente funzionano bene, o adesso nel caso specifico non so se era stato introdotto, però l'obbligo c'è. Menis, le domando su Altura, noi ce ne siamo occupati anche in questi giorni, andando con Umberto Bosazzi a sentire un po' di residenti. La questione rimane sempre la stessa, cioè la richiesta di maggiori servizi, di maggiori attenzioni nei confronti dei residenti di Altura, che si sentono isolati da buona parte delle attività, dei servizi stessi, se non la farmacia, che è un po' l'unico e l'ultimo baluardo di quella zona. Sì, no, hai detto bene tu. Secondo me il problema principale di Altura è l'isolamento, e quindi su questo credo che il comune debba lavorare sicuramente. C'è un tema che è quello della struttura di cui si parla, si parla tanto. Dal punto di vista tecnico io ho qualche dubbio che il comune possa acquistarla direttamente ed acquistarla in toto, perché ricordo che nel periodo del cosiddetto patto di stabilità, erano 2011-2012, erano state tolte le possibilità, se non in rari casi, di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni comunali. Credo che bisogna studiare un modo, e gli strumenti ci sono, di partenariato, chiamiamolo così, pubblico e privato, per fare in modo che Altura ritorni a vivere dal punto di vista commerciale. Si potrebbe per esempio studiare la possibilità di una convenzione tra il privato che è proprietario di quell'immobile, il Comune di Trieste ed eventuali acquirenti, in modo che i passaggi di proprietà e le risorse vengano comunque messe dai privati, con l'impegno da parte del comune di realizzare e di insediare determinati servizi. Per esempio, anni fa, se non ricordo male, in quell'area c'era anche un centro civico del comune, e magari con l'aiuto della regione si potrebbe trovare dei finanziamenti per incentivare il reinserimento di strutture commerciali. Al di là di questo c'è l'isolamento di Altura, che viene tagliata da via Brigata Casale, quindi sì. Ci sono tutta una serie di abitazioni che sono al di là della strada, quindi tutta l'area che va da via Costalunga, il cosiddetto Colle Onkovetz, che potrebbe essere, con degli adeguamenti a mio avviso della sede stradale, con attraversamenti pedonali protetti in via Brigata Casale, si potrebbe
comunque incentivare le persone che abitano in quella zona ad arrivare ad altura, e ovviamente se ad altura ci sono, ci fossero delle strutture commerciali. Quindi io non mi concentrerei tanto sull'acquisto da parte del comune di quella struttura, che la vedo molto più difficile. Si dovrebbe puntare a un progetto, un partenariato pubblico e privato nel quale il comune sì è parte attiva con finanziamenti anche della regione, però con passaggi di proprietà da parte dei privati. Ecco, credo, è una strada complessa anche questa, ma credo sia molto più realizzabile rispetto all'acquisto diretto da parte del comune. Faccio un'ultima domanda in un paio di minuti che abbiamo ancora a disposizione prima della pubblicità, riguarda il Porto Vecchio. Le volevo domandare cosa ne pensa, guardando dall'esterno, diciamo anche del Consiglio Comunale, sebbene poi ci sia la consigliera Richetti che è il rappresentante del Movimento 5 Stelle a Trieste nel Consiglio Comunale triestino, che cosa ne pensa di questa operazione che la Giunta sta portando avanti per quanto riguarda tutta la riqualificazione del Porto Vecchio, per tutta intendo dal Molo Quarto fino al Terrapieno, guardando a quello che hanno voluto inserire, la riqualificazione del magazzino 26, il progetto della cabinovia, la regione che si insedia con due magazzini per portare gli uffici regionali, il campus sportivo o comunque la cittadella dello sport che si intende fare nel Terrapieno, è quella che è stata la suddivisione anche di aree e destinazioni d'uso dell'antico scalo. Ma io ho valutazioni diverse sui vari progetti che hai nominato. Per esempio, leggevo in questi giorni, mi pare che c'è anche oggi in rassegna stampa, la volontà del centro congressi di ampliarsi. Ecco, noi per esempio all'epoca, quando era stato creato e insediato il centro congressi, votammo a favore perché ci sembrava corretto in quell'area inserire un servizio di quel tipo, e credo che adesso i risultati stanno dando ragione alla società che la gestisce. Portare congressi nella nostra città è un volano che appunto aumenta l'economia e il flusso economico verso la nostra città, e quindi è assolutamente positivo. Io avevo espresso però qualche perplessità per quanto riguarda l'insediamento della regione, perché spostare di fatto degli uffici dal centro cittadino a quella zona là, appunto, è uno spostamento, e quindi si creerebbero dei vuoti all'interno del centro della città. È chiaro che quell'operazione lì è stata fatta poi sostanzialmente per poter finanziare le opere di infrastrutturazione, le opere primarie, no? Perché mancavano tutte fognature, e quindi quell'operazione là aveva quell'obiettivo là, non tanto lo spostamento in sé degli uffici, anche perché appunto parlavamo prima di pandemia, di nuovo modo di lavorare, non credo che ci sia la necessità di avere tanti posti di lavoro per quel tipo di attività ormai. Amministrativa, molto si fa da casa, non c'è un rapporto quasi mai con il pubblico per quanto riguarda la regione. Importante secondo me, se poi andrà a gara entro fine anno la vendita di tutta quell'area, è che non si ripeta in grande un caso come quello della Fiera di Trieste, dove di fatto abbiamo un'area che è ancora abbandonata. Quindi molta attenzione, io sarei più per la vendita di singole parti, più che la vendita anche la possibilità di dare in concessione determinate aree del Porto Vecchio, che una gara generale sull'area. Grazie a Paolo Menis, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, che è stato noi questa mattina. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi. Pubblicità, ci vediamo tra poco. E ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo assieme a Uberto Fortuna Drossi dell'Associazione Trieste Città Metropolitana, ben ritrovato. Buongiorno, grazie a Tele4. Dunque, abbiamo diversi argomenti cittadini principalmente che possiamo affrontare con lei, Fortuna Drossi. Intanto parto da questo articolo del giornale: il centro congressi raddoppia le giornate e anche i visitatori, che ci permette di capire che questa operazione di creazione del centro congressi sta dando i suoi risultati, al netto di uno scetticismo iniziale che diceva che poteva essere una grande cattedrale nel deserto, non occupata e quindi anche in qualche modo costosa per la sua realizzazione. Invece sta dando i suoi frutti. Beh, innanzitutto
No, non ero pessimista io, fin dall'inizio. No, parlo di lei. Anzi, tutt'altro, tutt'altro. Quindi il tempo in fondo ha dato ragione all'iniziativa, che poi è stata la prima iniziativa privata all'interno del comprensorio, perché parliamoci chiaro, non è, i cittadini erano preoccupati, ma alla fin fine sì, il comune ha contribuito con la sua parte, perché era un progetto di patrimonio pubblico-privato, però il dato di fatto è che il Centro Congressi ha il suo risultato. Risultati. E ci sono due aspetti adesso molto importanti, quello di migliorare l'aspetto ambientale all'interno del Centro Congressi, quindi tutta una serie di tecnologie, di arredi che andrebbero fatti, anche perché la concorrenza con Udine e Pordenone sarà forte tra breve, quando avranno finito il loro restauro, e però la location di Trieste supera tutti. Ecco. Per quanto riguarda invece l'intera regia del Porto Vivo, chiamiamolo pure Porto Vivo, credo che arriverà a breve qualche novità, un qualche sblocco riguardo a quella che sarà la futura, diciamo, governance, ripeto, a livello di regia dell'intera area. È giusto affidarsi in qualche modo a una gestione esterna a quello che è il Consorzio Ursus? Io mi auguro che tutto vada avanti, però alla fin fine dovrebbe essere il Consorzio Ursus a gestire la cosa, anche perché più passaggi ci sono, ovviamente più soggetti sono interessati a un margine di guadagno, e quindi alla fin fine questo dimostra una certa impotenza, o più che altro una certa, ma non dico incapacità, perché le professionalità ci sono, l'ingegner Bernetti e tutto il suo staff hanno le professionalità per poter affrontare una cosa del genere. Probabilmente mancano le risorse umane, no, per fare, per gestire, e lì dovevano coniugare l'aspetto privato con quello pubblico, cioè quello pubblico, parlo all'interno del consorzio, garantire la trasparenza, la legalità dell'operazione, e quello privato è l'approccio. Io conosco molto bene il mondo dell'immobiliare di quasi tutta l'Italia, e per quanto riguarda il discorso degli investimenti, e sento i rumors riguardo a questo. Sono contrarissimo a un appalto unico, questo sì, perché ci sono aspetti che magari sono più o meno interessanti dal punto di vista speculativo all'interno del porto, perché parliamoci chiaro, un soggetto non viene perché fa opere di beneficenza nei confronti di Trieste, perché la location e gli stessi immobili sono interessanti per attività di carattere, chiamiamolo così, economico, no? Senza usare il termine speculativo, tutto quanto lì, quindi secondo me forse era bene frazionare in tre lotti, due, tre lotti, tutta l'operazione. Ma questa è una scelta, ognuno si assume la responsabilità, e quindi io sono sempre dell'idea che un'amministrazione pubblica, nel momento in cui governa, anzi amministra più che governare, si assuma le proprie responsabilità, e dopo saranno i posteri che daranno l'ardua sentenza. Una mail dice: purtroppo siamo ancora al punto iniziale, manca una piscina terapeutica dopo il crollo dell'acqua marina, si è parlato di un progetto in Porto Vecchio ma non se ne sa più niente, voi sapete per caso qualcosa? Uberto Fortuna Drossi ne sa qualcosa? Ma allora, molte iniziative sono attualmente in stand by, questo è un dato di fatto. Se facciamo un elenco di molte iniziative, perché per un insieme di fattori, no? Un fattore è mancanza di coraggio per quanto riguarda alcune scelte opportune, e selezione anche degli investitori, e questo è un dato di fatto che non è soltanto un problema triestino, ma è un problema dappertutto, perché si seguono delle regole senza avere la discrezionalità anche di valutare, e non formalmente ma anche attraverso delle indagini, i veri investitori. E poi ovviamente bisogna stare sotto le cose, e sotto vuol dire dare certezze anche agli investitori,
Gli investitori vogliono avere sicurezza non tanto nel tipologia dell'investimento, perché ad esempio il centro congressi non funzionerà mai, non funzionerà mai. È rischio di impresa ovviamente, no? Quindi però c'è una risposta, ci deve essere una risposta chiara da parte dell'amministrazione, tempi, costi, ma fondamentalmente tempi e leggerezza nella burocrazia. Quello sicuro, lo abbiamo visto anche con l'albergo di Piazza Vittorio Veneto, no? Sì, ci sono tanti esempi tristi, diciamo così, perché a delle volte, francamente, Trieste, partiamo, d'altronde è una delle capitali dell'operetta, senza denigrare, ma forse per rispettare un canone. Esatto. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Francesco da Trieste. Prego. Sono a lei e il tuo ospite. Buongiorno. Certo, io abito ad Altura. Sì. Io, parliamo una volta per tutti Altura, diciamo le cose come stanno. Probabilmente noi siamo quasi al livello terzo mondo, perché non abbiamo assolutamente nulla, abbiamo soltanto una farmacia. E prima di tutti c'eravamo prima un supermercato che è stato il primo supermercato, ipermercato che è stato fatto qui a Trieste d'Altura, e questo è chiuso. Non c'è un bar, non c'è un panificio, non c'è nulla di nulla. Siamo veramente al terzo mondo. Qualcuno può aiutarci, qualcuno anche suo ospite, la gente che fa il discorso qui al comune, veramente siamo in condizione disperata, siamo. Se non abbiamo la macchina non possiamo andare da nessuna parte, il supermercato più vicino è proprio San Sergio, e allora grazie dell'attenzione. Grazie Francesco, grazie, sì, ne parliamo, abbiamo parlato prima con Menis, però oggi fra l'altro, se non sbaglio, alle 10.30 c'è un incontro ad Altura di alcuni assessori comunali, ma che hanno a che fare con i servizi educativi, però è sempre un'occasione buona, diciamo anche idonea, per poter tornare su quelle che sono le problematiche che lamentano i residenti di quel rione. Fortuna Drossi. Sì, quando ero amministratore un dato di fatto che avevo stanziato più, chiedevo anzi all'assessore bilancio più denari per le periferie. Sono sempre stato dell'idea che bisogna portare il centro in periferia. La caratteristica di Trieste è quella di essere un insieme di paesi all'interno di una città. Quindi è sintomatico, no, il fatto che uno di San Giacomo dica vado in città, non vado in centro, vado in città. Vero. E quindi questa è una caratteristica un po' di tutti i rioni. Altura è un rione, chiamiamolo recente, perché forse è l'ultimo rione in termini di nascita. Effettivamente qui ci vorrebbe un grandissimo sforzo chiamiamolo così, non mi piace il termine programmazione, ma di studio, nel senso di valorizzare tutte le periferie, per quello che si può ovviamente. Il dato di fatto è anche che i centri commerciali un po' hanno spogliato i negozi di prossimità. Hanno anche la loro crisi, però il dato di fatto è che bisogna portare il centro in periferia, cioè valorizzare molto di più la periferia. Se io potessi aiutare, se avessi le facoltà o essere un amministratore, farei la prima cosa. Difatti è la mia intenzione anche quello adesso di scrivere un piccolo programma, che è una mia idealità per questa città, che in fondo ti accoglie a braccia aperte e non le stringe mai, ma tu ti innamori di questa città perché la scegli per elezione. Abbiamo un'altra telefonata, poi anticipo che dovremo fermarci per la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Maria da Muggia. Sì. Volevo riferirmi ad Altura. Sì. Io 50 anni fa, sono vecchia, andavo in piscina ad Altura ogni mattina con mio marito. Ad Altura c'era tutto. La gente che allora era giovane, invece di fare la spesa ad Altura, preferiva andare in centro perché è più scelta, perché è più buon prezzo, perché è più bello, perché è più sì. Quelle persone adesso sono anziane. Io voglio dire soltanto una cosa: chi è colpa del suo mal pianga se stesso. Non posso pretendere che il comune apra negozi, perché se il privato apre e non guadagna, è costretto a chiudere. E certo, così ha fatto.
Grazie, buongiorno. Sì, crudo ma vero. No, insomma, no, ma la signora ha pienamente ragione, ma ovviamente il comune non può fare aprire negozi. Invece può, attraverso alcuni strumenti, incentivare, questo sì, come sono stati incentivati anche i centri commerciali. Però la signora ha pienamente ragione. Dobbiamo andare in pubblicità, come detto, breve pausa, qualche minuto, ritorniamo. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 9:20 minuti di venerdì 19 luglio, con Uberto Fortuna Drossi in nostra compagnia in studio. Sentiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono io? Buongiorno. Sì, prego. Ecco, sono Bladi, buongiorno. 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 Io penso che il problema di altura, io non ci abito, avevo degli amici tempo fa, si collega un pochettino anche al discorso del Porto Vecchio e della Cavinoia. Il problema, è, secondo me, è sempre quello della mobilità. Una volta che si è fatto la cabinovia, che arriva sul Carso, eccetera, lassù ci vorrebbero delle navette ecologiche che aiutino a spostarsi la gente tra i vari borghi in alto, perché per rendere fruibile il discorso a maggior parte di persone. Uguale altura. A raggiungere altura nel piccolo, qui non è come andare a Monte Grigio ovviamente, ma nel suo piccolo il problema è arrivare ad altura e andare via ad altura. Quindi ci vorrebbe anche lì un discorso a monte di navette ecologiche che circolino e portino la gente ad altura, perché se no la gente non ci va, poi in questione di parcheggi eccetera. Se l'investimento viene fatto, già sappiamo che la Trieste Trasporti, come Trandi o Piccina, tutti quanti si avvalgono giustamente di contributi regionali, delle ferrovie dello Stato per il tram. Quindi il comune, quello è il cardine su cui si dovrebbe poggiare tutto, la mobilità. Dopodiché il privato potrebbe trovare anche appetibile a subentrare al vecchio proprietario suo ad altura, qualora ci fosse veramente la possibilità per le persone di arrivare e andare via ad altura di continuo, e con la spesa o anche solo per curiosità o per vedere o per comprare. Ma il discorso nelle zone, chiamiamole impervie tra virgolette, no, non è che altura sia impervia, però nelle zone un po' più disagiate ci deve essere, bisogna rafforzare il discorso della mobilità. Se il comune fa questo, come già avviene appunto per la Trieste Trasporti eccetera, ecco che quel posto potrebbe diventare appetibile per una serie di attività o quant'altro. La mobilità a Trieste, che siamo città di Trieste e discese, salite, la mobilità è lo scoglio principale. Okay, dopodiché sì, le cose dovrebbero andare un po' ad accomodarsi da sole. Buongiorno, grazie. Grazie a lei. Sì, tutti gli interventi sono di buon senso, assolutamente, ha ragione. Il problema è che l'aspetto è che il trasporto pubblico locale è gestito dalla Regione attraverso una gara d'appalto con un monte chilometri definito. Quindi Trieste ha un monte chilometri ben definito, e quindi se aggiungo da una parte devo togliere dall'altra. Certamente la funzione del Comune è quella di pressione nei confronti della Regione, nell'ottenere maggiore numero di chilometri. Questo è importantissimo. E ovviamente mi allaccio un po' al discorso del telespettatore, ha pienamente ragione riguardo la mobilità. Però nasce tutto quanto a monte. L'ampliamento delle città è sempre stato, il trasporto pubblico è sempre stato considerato una cosa non conteggiabile nei costi della mobilità, se non quella attraverso le automobili. Quindi le città si sono espanse senza fare delle valutazioni del costo ambientale e economico anche. Ci sono diverse mail da leggere.
Allora, andiamo a vedere. Non credo sia il momento del giudizio sul centro congressi. Troppi soldi pubblici e poche fiere o congressi privati, tutte le presenze legate alla presidenza del G7 non ripetibili. Credo che il fattore di successo sarà la facilità di raggiungere la città. Lo stesso emittente poi scrive: ero scettico sulla città 30 a Bologna. Ieri i dati dei primi 6 mesi con meno incidenti, meno feriti, meno morti, meno traffico, più uso di bicicletta. Troppo presto, ma i dati dimostrano che si debba almeno pensarci e parlarne. Ma no, il centro congressi è costato quasi 16 milioni di euro, la maggior parte sono, il comune ha messo 4 milioni e 900 mila euro, però ha riqualificato una zona, quindi c'è un costo indiretto ovviamente, se no altrimenti lì avremmo avuto ancora 2 edifici mezzi demoliti, una situazione che non è pensabile. Adesso la gente a delle volte si dimentica di cosa era prima, no? Faccio l'esempio caratteristico storico, diciamo una storia di poco di 25 anni fa, che cos'erano le vie San Nicolò, via Dante. Quindi è cambiata la fisionomia di un luogo. È ovvio che il comune, sotto questo aspetto, ha incentivato l'iniziativa privata, però la maggior parte dei soldi sono privati. Cioè io sono un convinto sostenitore del centro congressi, purché si vada avanti nel migliorarlo e non guardare altrove adesso. Abbiamo una telefonata, poi faccio una domanda sulla mobilità, anche perché chi ha chiamato prima, Vladip, ha parlato anche della cabinovia, cioè con la necessità, a suo giudizio, di legare quelle che sono le stazioni, principalmente quella di Opicina, con un servizio che possa in qualche modo aiutare anche poi a dislocarsi altrove. A meno che qualcuno non intenda la stazione della cabinovia di Opicina, diciamo quella di Opicina perché è meno collegata rispetto a quella del Porto Vecchio, scusatemi, vola la penna. Dicevo, a meno che la gente non intenda quella stazione come arrivo con la macchina, prendo la cabinovia, torno indietro, prendo la macchina e vado via. Cioè sono due modi di spostarsi e di intendere lo spostamento in maniera diversa. Ho affrontato la questione della cabinovia. Allora, io avrei speso i soldi del PNRR per altre cose, anzi ne avrei chiesto anche di più. E anche quella è una scelta che francamente potrei condividere in parte come aspetto prettamente turistico, questo sì, prettamente turistico. Mentre i dati, quelli teorici ovviamente, dicono il contrario, cioè dicono che quello risolverebbe il problema del trasporto pubblico locale. Io non voglio essere ecumenico nelle cose, però dico sempre è una scelta per me discutibile. Insisto, è previsto, se non sbaglio, per mantenere l'equilibrio 12.000 e passa a passeggeri al giorno. Se io arrivo da Monfalcone, da Gorizia, come pendolare, metto la macchina lì, la posteggio per tutta la giornata, faccio un viaggio di ritorno, un viaggio di andata e un viaggio di ritorno. Quindi dovrei pensare almeno 900-1000 macchine solo per avere 2000 passeggeri. Poi dopo c'è tutto il resto, turismo, questo non lo so. Su questa cosa sono scettico, su tante invece sono positivo. Io i soldi li avrei visti come era stato visto in un vecchio progetto, quello di proprio passare sotto le rive di tutte le rive della nostra città, in modo da rendere praticamente Piazza Unità unita al mare. Tecnicamente era fattibile, era stato presentato un progetto allo Stato, al Ministero, e a suo tempo veniva finanziata la progettazione, era un'opera certamente più costosa dell'attuale cabinovia, però Dio mio avrebbe cambiato completamente il volto di tutto il centro. Telefonata, poi pubblicità, buongiorno. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, lei ha chiamato già prima, no? Sì, una volta. Allora guardi, io le chiedo la cortesia di lasciare lo spazio agli altri, solo per una questione di dare un senso un'impostazione che abbiamo dato alla trasmissione. Nulla di personale e nulla neanche a che fare con gli argomenti, anche perché non so neanche di che cosa voleva parlare. Però, insomma, se c'è una regola vediamo di rispettarla. Una mail.
Dice, mi riallaccio all'ultimo intervento della signora sul supermercato di Altura e sul chi è causa del suo mal, chiedendomi che male hanno fatto le persone che abitano in campo metastasio, scrive Patrizia. No, certo, chiaro. Ma è chiaro, non, le accuse non sono mai personali, c'è sempre un'eccezione. Bisogna capire se questa eccezione diventa maggioranza o minoranza, questo è l'aspetto, però insomma non c'è un aspetto che Altura è stata fatta senza un ragionamento organico di dove lo fai ed è stata prettamente una speculazione di carattere immobiliare, mi dispiace dirlo, ma è così. Dobbiamo andare in pubblicità, l'ultima di questa mattina, poi fino alle 10 sempre in compagnia del nostro ospite, tra poco. Di nuovo in diretta, ancora una mezz'oretta circa, in compagnia di Uberto Fortuna Drossi, sentiamo subito una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Sono Maurizio. Prego Maurizio. Allora, non parlerò di politica, di tombini, di buchi sulle strade, parlerò di una cosa strana che mi è successa. Vulgo. Sono andato in un centro commerciale, nei dintorni di Trieste. Ok. Ho comprato due capi d'abbigliamento e vado a pagare col bancomat in cassa. Sì. Il cassiere mi lancia in modo sgradevole il bancomat indietro, ho detto questo qua e vale solo per l'Italia. E gli ho detto scusi un attimo, ho il bancomat solo per l'Italia, ma non siamo in Slovenia, qua non siamo neanche in Croazia. Bene, a questo punto qua mi viene da pensare una cosa. Siccome il bancomat danno le banche solo per il circuito italiano sono gratuiti, no? E dal momento che la maggior parte della gente ha sia il banco ma anche la carta di credito, no? E quindi per la parte dei costi di gestione dei conti, il banco se lo usa solo per l'Italia, diciamo, no? All'estero hai la carta di credito. Sì. Bene, mi domando, certi circuiti di negozi in Italia non accettano i bancomat italiani. A me mi viene da pensare che hanno un circuito estero dove incassano in Italia e pagano le tasse all'estero. E questo qua, secondo me, non è corretto. Chiedo anche, visto che voi siete in una TV, è molto seguita al mattino, sì. Se ci sono altri telespettatori che hanno avuto lo stesso problema. Ok. E aggiungo che questo cassiere mi ha detto se va anche da, e non dico i nomi perché non ho la certezza di, e con questo non può pagare. Ok. Bene, e ho buttato un sasso nel laghetto per sì. Vedere se fa. Vabbè, vediamo quanti non dico a bocca, no, no, ma mi è capitato quanti anche colgono a me. Il sasso nello stagno. Mi è capitato anche a me, dopo ho cambiato il banco, sì, perché ci sono questi circuiti stranieri di gestione. Il discorso fiscale, ahimè, non ci avevo mai pensato. No, caspita, però, è da valutare questa cosa qua. Ha fatto benissimo il telespettatore a sollevare questo problema. È vero, però insomma oggigiorno Fortuna Drossi mi viene da pensare che nel 2024 in un mondo molto allacciato, connesso e chi più ne ha più ne metta, anche non riconoscere in un paese una carta che ha il circuito di quel paese è un po' obsoleto oggigiorno. Cioè io posso capire che io posso rispondere a una fiscalità diversa se mi imposto la mia sede legale in un altro paese, però opero qui e quindi... Probabilmente a pensare male delle volte ci si azzecca, certo. No? Come diceva il telespettatore, il bancomat è legato a una società che magari ha la sede in Slovenia o in Croazia e dopo dovrei tenere un bancomat italiano. È tutta il più sì, certo, certo. Ma siamo proprio borderline. È tirarla un po'. Guardi, a me è successo che in un distributore di benzina in Italia, italiano, insomma, non in centro città, ma italiano, poco distante dal centro abitato,
non mi prendeva la carta del bancomat del mio istituto di credito, che è un istituto di Trieste, e io ho detto come è possibile questa cosa qua, e quindi non ho fatto benzina fondamentalmente perché non avevo contanti, e oltretutto era il distributore automatico, non c'era neanche l'operatore perché certo. Era una domenica mattina, e quindi ho detto vabbè, faccio quanto mi serve per raggiungere la destinazione, e non l'ho potuta fare. Allora mi sono detto, com'è possibile che un istituto di credito cooperativo che ha la sua sede a Trieste non sia letto da un distributore di benzina a Trieste? Perché ero a Trieste, uno dice vai in Slovenia, non ero in Slovenia, ero a Trieste, ma ben dentro il confine, come dire. Quindi ho detto ma dipende dal circuito, uno fa la richiesta per un determinato circuito, perché ci sono più circuiti bancomat, no? E quindi mi è capitato anche. Vabbè. Comunque, poi se qualcuno vuole cogliere anche questo assist che ci ha lanciato Maurizio, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, sì. ci fa sapere via mail o telefonandoci. Nel piano PNRR, leggo una mail, sono stati stralciati gli asili perché i comuni non hanno presentato progetti non avendo soldi per l'assunzione del personale. Non capisco questa dicotomia. D'accordo con Fortuna Drossi sul fatto che avere progetti in grado di cambiare il futuro era il motivo per chiedere molti più soldi del PNRR, ora che per anni avremo difficoltà a finanziare lavori importanti. Quello del finanziamento di lavori già avviati è un tema. Sì, l'accusa quando finì la mia avventura di amministratore pubblico, avevo lasciato in eredità per bravura un po' di tutta la squadra, per dire la verità, non soltanto di me, un sacco di progetti. Che lo chiamavano il libro dei sogni, ma in realtà erano progetti che servivano per trovare fuori i finanziamenti. Non si è progettato più e ovviamente questo è il risultato di oggi. Ma il risultato di oggi non soltanto di Trieste, guardate telespettatori, non è un problema di Trieste, è un problema generale. Per quanto riguarda le scuole materne, è un po' la tipicità di Trieste, che le scuole materne sono in capo al comune, sì. In altre città, in altre regioni non è così, ci sono degli asili comunali, ma pochissime realtà, come ad esempio un'unica realtà italiana è quella di essere proprietari di 21 chiese cattoliche. Il comune di Trieste, forse pochi lo sanno, è proprietario di 21 chiese. Quindi, con oneri e onori però. Con oneri e onori derivato dal ovviamente da Patti Lateranensi, dopo dal governo Craxi successivamente, quindi il comune ha l'onere di mantenere le chiese in un buono stato d'ordine. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Sono Franco Lega da Udine Nord, buongiorno a loro signori, ai triestini e anche ai friulani. Ho sempre considerato il signor Fortuna che è un pratico più che teorico, e tralasciando praticamente cabinovia, marciapiedi, asfalti, eccetera, il comune toglie e mette, come ha detto prima. Però vedendo tutte ste baruffe e questi soldi che mancano, avete più o meno 100 extracomunitari minori a 100 euro al giorno, fanno 10.000 euro al giorno che dovete sborsare. Per forza che non riuscite a mettere a posto né marciapiedi né niente. Possibile che non riuscite a controllare nella vostra piazza Libertà lì chi ha e chi non ha i documenti e spedirli via, oltre a presenziare i controlli sul confine? Non lo so io. Buca da ogni parte, cose da ogni parte, e voi state lì a suonare come nel Titanic. Ma possibile? Poi vi lamentate. Ma teneteveli questi extracomunitari, non mandateli a Udine, teneteli voi. Grazie, mandi. Grazie. I cittadini non possono fare come nel Western, vigilare sui confini e respingere gli immigranti. I cittadini
non hanno questa responsabilità, anzi in un paese democratico sono i tutori dell'ordine che devono ovviamente fare questo, ma è facile dire respingiamo, facciamo, è un discorso molto complicato, sì, molto complesso, quindi non è colpa di Trieste se arrivano a Trieste, perché potrebbero dire i tedeschi, gli inglesi, gli austriaci, è colpa degli italiani che non fermano i clandestini perché passano da noi e di fatto vogliono poi dopo andare nei paesi dove hanno i loro parenti. Oh, dunque, andiamo a leggere un'altra mail. Sappiamo che un pallino del suo ospite è l'area metropolitana Trieste. Si parla molto di punti, zone franche, fuori dal porto. Cosa ne pensa? Cosa sarebbe meglio? Grazie per la risposta. Ma allora si parla oggi di reintroduzione delle province nella nostra regione, perché i piccoli paesi non riescono a gestire certi aspetti, lavori pubblici in particolar modo, a parte che secondo me i comuni sotto i 5.000 abitanti non ci dovrebbero essere e dovrebbero essere accorpati, e questo parliamo in linea generale, ma nel momento in cui si introduce di nuovo le province, del quale io non sento la mancanza, però non sento, sì a livello amministrativo, ma si potrebbe risolvere, e Trieste dovrebbero dargli lo spazio come area metropolitana. Area metropolitana prevista dalla legge del Rio, già da suo tempo, dove deve essere regolamentata dalla regione ovviamente, ed è un primo passo verso l'autonomia. Io rimango sempre dell'idea che Trieste ha le sue specificità, nel bene e nel male, rimanga ben chiaro questo. Però quello che non riesce a capire la parte perdonese e quella udinese è che la ricchezza di Trieste può portare ricchezza al resto della regione. Questo non è capito. Dopo subentrano aspetti di carattere politico. Ad esempio il Friuli potrebbe appoggiare, Udine potrebbe appoggiare la scelta dell'area metropolitana, ma Pordenone non accetta perché avrebbe paura che il capoluogo del Friuli venisse portato a Udine. Quindi è una scelta prettamente politica, e la politica, mi dispiace, mai come in questo periodo storico estremamente decadente si assume la responsabilità di prendere le decisioni. Mancanza di coraggio, e sono col bilancino del farmacista a valutare che cosa guadagnerebbero e che cosa perderebbero come partiti, quindi subentra l'interesse particolare su quello collettivo, collettivo particolare dei partiti e collettivo quello della gente. E quindi questa è la situazione. Io rimango sempre convinto di questo, la città metropolitana è il primo passo verso una forma più autonoma di gestione dell'area triestina, del Golfo di Trieste. Per quale motivo anche? Perché si assumerebbe una maggiore responsabilità e quindi non piangerebbe e non aspetterebbe le cose che cadano nel cielo, e diventerebbe anche un elemento di forza e di orgoglio da parte della città stessa. Le faccio una domanda, di solito Francesco Russo che si occupa anche di promuovere questo concetto di Trieste città metropolitana, io le domando tecnicamente: se domani o oggi si dovesse decidere di seguire questo percorso di Trieste città metropolitana, quali sono i passaggi? Cioè cosa bisogna fare? Prima di tutto una legge di carattere regionale. Ok. Perché quindi lo Stato se ne deve occupare la regione. Certo, Stato ha demandato alle regioni a statuto speciale la regolamentazione e la legislazione praticamente lo impone, e nel definire come funziona l'area metropolitana. Faccio presente che nel 2011 io raccolsi 11.470 firme per la legge di iniziativa popolare regionale, legge regionale di iniziativa popolare. Bisognava raccogliere circa 15.000. Il Friuli mi aveva chiesto: guarda, te le raccogliamo noi perché le puoi raccogliere in tutta la regione. E la presenti al Consiglio, questa legge di iniziativa popolare, e la presenti al Consiglio regionale, quale il Consiglio regionale deve prenderla in considerazione attraverso tutto il suo iter e approvarla. Questa proposta di legge che feci fare all'Università proprio di Udine prevedeva ovviamente la tutela dei municipi
quindi Muggia, Marupino, Sandorligo, Sgonico, e quindi c'era una rappresentanza all'interno del Consiglio, una municipalità certamente con la sua, chiamiamola autonomia, e certamente si perdeva la provincia e si perdevano circa in totale una sessantina di consiglieri comunali. Se andiamo a considerare tutti i municipi di una zona, cioè faccio un esempio, si dice Trieste città metropolitana e si inseriscono Muggia, Sandorligo della Valle d'Olina, Morrupino, Sgonico, Duino, Risina, si fa un unico grande consiglio comunale che avrà 60 consiglieri, dico numero a caso. Se oggi ce ne sono in totale 100, quei 40 li perdiamo. 122. Ecco. L'area metropolitana ridefiniva tutto l'aspetto, chiamiamolo, organico politico, perché le circoscrizioni a Trieste diminuivano, diventavano 3 e tutte avrebbero avuto maggiore potere. Sì. E le città, i municipi avrebbero mantenuto il suo sindaco, però soltanto un vice sindaco. Quindi niente poi, giunta. Il quale, no, perché sarebbe integrato all'interno della giunta, metropolitana come rappresentante. Premetto, questa non è una fantasia, No. Il comune di Bordeaux, in Francia, è una delle poche città vere metropolitane, il quale a un certo punto si stufò e disse, bene, la costituisco per conto mio, perché i comuni limitrofi non erano d'accordo, non accettavano. Okay. Adesso sono 44 i comuni affiliati all'area Quindi metropolitana. Trieste può partire da sola? Sì, può partire da sola. Io sono convinto nel momento in cui si vedono i benefici, perché hai anche un maggiore potere contrattuale, perché l'area metropolitana può andare in Europa a battere cassa. Non, Francesco delle volte dice ci sono i soldi o qualcuna, no, non ci sono i soldi, sei tu che ti devi proporre con dei progetti. Ti proponi con dei progetti e fine. Io vedevo le cose più in là anche, ma ci sono vari step. Io vedrei l'area metropolitana transeuropea. Qual è l'area metropolitana transeuropea? Che diventerebbe un unico esempio in tutta Europa, con una grande potenzialità, però bisogna essere in più a essere d'accordo, e quella con Capodistria, con tutti i comuni della zona dell'Alto Adriatico. Premetto che nel primo studio che si fece, abbiamo fatto un sondaggio, quanti avrebbero aderito all'area metropolitana di Trieste? 29 comuni sloveni avrebbero aderito. 29. Quanti italiani? Comune? Nessuno. Ok. Quindi dopo, successivamente, fu fatto uno studio dalla Facoltà di Economia e Commercio, uno studio molto approfondito, c'è una pubblicazione con tutte le caratteristiche. C'è solo un problema, è il problema di carattere sanitario. Trieste, in rapporto alla regione, spende di più perché abbiamo una popolazione più anziana, quindi siamo sull'ordine dei 1.800 euro pro capite, mentre in Friuli siamo sull'ordine dei 1.450-1.500. Quindi queste risorse dovrebbero essere recuperate. Ho capito. Ma comunque, guardate che c'è un aspetto scientifico dietro questo aspetto. E purtroppo la politica ha gli occhi foderati di prosciutto e dei propri interessi particolari, che sono di piccolo cabotaggio, di quasi nullo. Che però riguarda tanto anche il territorio dell'area vasta, perché se Trieste, diciamo che domani può partire da sola e fondamentalmente rimane in un equilibrio quasi simile a quello attuale, sono gli altri che dovrebbero capire che potrebbero avere un vantaggio o continuare nel contrapposizione, perché certo, credono che ci sia uno svantaggio. Era stato fatto un parere anche legale da parte del richiesto, da parte di me e dell'associazione, se il mare fosse un confine amministrativo. No, anzi, ad esempio avremmo potuto fare l'area metropolitana Trieste Grado, cioè non c'è, perché il mare non è un ostacolo, quindi avremmo potuto fare Trieste e Monfalcone, ma adesso insomma il porto è un porto unico, e stiamo vedendo i benefici, no? Le faccio un'ultima domanda su questo, poi abbiamo una telefonata. Se Trieste dovesse domani scegliere di diventare città metropolitana e partire in qualche modo da sola,
lei dice hai maggior potere contrattuale anche all'estero, però se parti da sola sei sempre quello di prima, hai cambiato solo il nome. Ma quando... Cioè, si chiama Trieste, quando, mi chiamo Pippo, è uguale. Sì, quando il cibo comincia a arrivare, e in questo caso il denari, da altre fonti, grazie alle caratteristiche che ha un'area metropolitana, una città metropolitana, gli altri arrivano. Ok, va bene. Questo è dato non di è il fatto. Nome a fare la differenza, abbiamo capito. No, guardiamo la vignetta di Marco Inglaro che guarda la cabinovia, metà degli ovetti dell'ovovia venirà affidata ai privati, un asilovia, richiama quello che è la polemica attorno all'asilo di Roiano, molto... Magari non immediata per tutti, però molto molto azzeccata. Complimenti come al solito ad Englaro. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono io. Prego, sì, ci dica. In parte il signor Fortuna Rossi ha detto, per cui parlavo del ripristino delle province. Sì. A Trieste, vi ricordo che la provincia di Trieste, prima della guerra, comprendeva tutto il Golfo di Trieste, da Muggia a Grado, appunto a Zoba. Il Nuovo Falcone era provincia di Trieste, Grado era provincia di Trieste, quindi l'eventuale area metropolitana, tutta la fascia costiera dovrebbe essere compresa nell'area metropolitana di Trieste. E anche io proporrei ancora più grande, sarebbe fare un'area metropolitana della Venezia Giulia, cioè Trieste e Gorizia, un'area metropolitana unica. Ecco. Mi pare che in parte abbia già risposto. Mentre che io aspettavo al telefono, sì, ascoltavo. Sì, sì. Ecco, questo è tutto. Insomma. Ok, va bene. Grazie. Scusa del discorso. Prego, grazie a lei. Grazie. C'è un dato di fatto. Il telespettatore estende ancora di più, arriva fino a Gorizia. Ma quando faccio arrabbiare, quando voglio fare arrabbiare i goriziani, quando mi chiedono ma dove abiti? E io abito in periferia di Trieste, dove è la periferia di Trieste? Gorizia. Si arrabbierebbe anche il sindaco di Berna, credo. Sì, ma lo faccio arrabbiare per questo dicendo così. No, se prima ai tempi dell'Austria, Trieste era dieta provinciale. Le leggi venivano fatte a Trieste e venivano ratificate a Vienna, pensate. Vero. Una mail invece le chiede un'opinione, un attimo solo, buongiorno, chiedo all'ospite un commento sulla delicata situazione della Tirso, grazie, scrive, abbiamo visto come purtroppo quando si parla di crisi industriali ci sono sempre situazioni che anche poi vanno avanti nel tempo e tirano per le lunghe e che coinvolgono tanti lavoratori. Ma guardate, io ultimamente sono un anno che lavoro nella zona ovest di Torino. Voi non potete immaginare il numero di capannoni abbandonati dopo la dismissione industriale della Fiat. C'è nel popolo piemontese c'è una capacità di rigenerazione delle attività in un modo incredibile, pazzesco. Si stanno tutti buttando nel mondo agroalimentare. Il problema dell'industria è che ormai non esiste più l'industria che rispetta le caratteristiche del territorio, se il territorio non dà qualcosa, tipo ad esempio Piemonte, come vi ho detto, l'agricoltura che è molto forte, no? E anche una certa professionalità. Il problema è che le industrie vanno dove gli conviene e l'altro aspetto è che noi finanziamo delle volte delle industrie, anzi molto spesso, finanziamo delle industrie e non poniamo dei limiti, dei paletti e quindi queste nel momento in cui hanno esaurito la convenienza nel stare in un luogo spariscono e scelgono altri lidi. Nella comunità europea sono sempre stato critico sul fatto che i costi della manodopera dovrebbero essere comuni in tutta la comunità europea e invece non è così, per non parlare che alcune fabbriche vengono anche destinate a locate in paesi del Medio Oriente, dell'Oriente e via. Però questo è, dopo nel particolare non lo so, dovrei documentarmi perché sennò potrei dire delle sciocchezze e non ho voglia di dirle e non rientra. Posso avere delle idee diverse da quelle di alcuni telespettatori, però porto degli elementi,
così non è. Però il dato di fatto è che purtroppo l'industria va in un mondo globale, l'industria va dove gli conviene. Le domando sull'area invece della piscina terapeutica, ormai non più presente, l'acqua marina, quell'area là è oggetto di cambiamenti, c'è stata la nuova sede di Esatto che è stata ultimata e sarà operativa a inizio del prossimo anno, se non già alla fine di questo, c'è il progetto del Parco del Mare e poi c'è la Lanterna che è un po' un sigillo anche intoccabile della città. Come vede lei l'evoluzione di quell'area, anche guardando il mercato ortofrutticolo? Allora, partendo dal fulcro che è la Lanterna, io dico che è stata fatta una violenza paesaggistica spaventosa. Attorno alla Lanterna si è costruito senza pensare che la Lanterna in fondo è stata uno del fulcro, la matrice della portualità di Trieste nella sua antichità, ed è stata affogata da edifici che peraltro non hanno nessun valore di carattere architettonico, quindi io li userei veramente la ruspa per spianare tutto. Ovviamente ci sono delle cose che non lo puoi più fare, il discorso della Lega Navale, però ad esempio tutta la parte della Cartubi, adesso hanno realizzato qualcosa di nuovo, ma è anche la stessa palazzina della Guardia di Finanza, a delle volte il Comune, e in questo caso si può essere attore di queste iniziative, può fornire delle alternative, no? Il Comune ha delle alternative che possono essere anche valutate insieme alla Corte dei Conti affinché non ci sia un danno erariale. Certo. Quello di demolire completamente e destinare altre case, altri alloggi. Dietro la Guardia di Finanza, proprio vicino alla piscina, c'è la vecchia mensa della fabbrica macchine, può essere uno dei tanti esempi, anche se quella volta io volevo fare la piscina dei tuffili, ma comunque, a prescindere questo. Dopo il resto sono stati costruiti degli scempi pazzeschi, no? E quindi non condividevo, per dire, l'architettura della piscina terapeutica, però io dico sempre che tra niente e piuttosto preferisco piuttosto. La Fondazione Cassa di Risparmio finanziò quella piscina e su un terreno patrimoniale dove il Comune si era impegnato a pagare un affitto all'autorità portuale di allora con un contratto che aveva un certo termine. Per quanto riguarda l'Esatto, la stazione di Campo Marzio è un monumento, parliamo chiaro, e tu a fianco a un monumento non puoi fare quelle cose lì. Io non sono come se a noi mancassero i contenitori a Trieste. E Trieste è piena di contenitori, dopo mancano i contenuti e ne facciamo nuovi, no? Lì la stazione di Campo Marzio doveva essere isolata, nel senso lì, anche il mercato ortofrutticolo lì crea spazio. È un po', alcuni architetti adesso dicono che lo spazio è come nella musica, no? C'è la pausa. Lo dico da 20 anni, sì. Pertanto lì io non vedrei nulla se non spazio. Dobbiamo chiudere, Fortuna Drossi, grazie per essere stato con noi, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a Tele4, grazie ai telespettatori che sono stati fantastici, perché non per lisciare il pelo, lo dico, semplicemente perché vedo che gli interventi sono sempre di buon senso. Grazie ancora, grazie a tutti, una buona giornata, arrivederci.